Due minuti e cominciamo, così iniziamo tutti in orario. Allora, se siete d'accordo, inizierei. Iniziamo anche, diciamo, abbastanza in orario, così godremo di due ore piene per la sessione. Allora, la sessione è organizzata su tre interventi dell'Istat. Devo dire tutti e tre molto interessanti, non perché sono dell'Istat, ma perché veramente... hanno dei contenuti che poi abbastanza innovativi, che poi spero voi commenterete. Quindi direi che questa, diciamo, prima parte della sessione potrebbe essere organizzata con una ventina di minuti per intervento, in modo da lasciare poi alla fine uno spazietto per le domande e per magari qualche approfondimento, curiosità. La seconda parte invece della sessione è dedicata a una tavola rotonda che si concentra sul tema delle infrastrutture verdi, diciamo un po' più politica, un po' più dedicata a quello che si può fare nel futuro e quindi a quello che, come si può intervenire per valorizzare sia il capitale naturale che il capitale culturale dei territori, che poi è il titolo di questa sessione. Vi ricordo che due passaggi importanti che sono avvenuti proprio nel corso proprio di quest'anno, all'inizio dell'anno. Allora, il primo è stato sul tema del paesaggio, dove è stato presentato un rapporto sugli stati generali del paesaggio, un rapporto molto, molto complesso, molto articolato, qui l'Istat, non solo l'Istat, ma ovviamente anche altri soggetti hanno partecipato e hanno contribuito con un poderoso, diciamo, apparato di analisi e di interventi. L'altro invece appuntamento che è parzialmente correlato con questa sessione è quello sulla presentazione del secondo rapporto sul capitale naturale in Italia, presentato un paio di mesi fa al Ministero dell'Ambiente, dove per la prima volta si fa una valutazione, diciamo, anche monetaria, anche finanziaria, del valore del capitale naturale, quindi del valore degli ecosistemi. Anche su questo l'Istat ha partecipato e sta acquisendo tutta una serie di informazioni per poter far sì che, come dire, anche il prossimo apparato, il prossimo capitale, scusate, la prossima relazione sul capitale naturale possa, diciamo, contare su un apparato, diciamo, informativo statistico diciamo, adeguato ad approfondire questi temi. Quindi, diciamo, siamo di fronte, diciamo, in una situazione in cui, diciamo, abbiamo un approfondimento tematico molto importante, molto rilevante, quindi abbiamo, diciamo, due pilastri su cui ragionare, su cui magari approfondire anche questi temi nella giornata di oggi. Allora, i temi che affronteremo oggi sono le risorse e qualità e attrattività del territorio della dottoressa Delia, che è la prima che interverrà, e poi ci sarà un intervento
sul patrimonio, paesaggio e patrimonio culturale come risorse dello sviluppo locale del dottor Costanzo, sempre dell'Istat, ed infine un intervento del dottor Mugnoli su diciamo, l'elaborazione di immagini d'aereo per la sintesi cartografica e l'elaborazione di misure sulla stima del verde urbano. Allora, 20 minuti, darei la parola subito alla dottoressa Delia, prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie, ringrazio il dottor Cruciani per avermi passato la parola. Il lavoro che presenterò è realizzato in collaborazione con i colleghi Fabrizio Maria Rosio, dirigente del servizio di cui faccio parte, e la dottoressa Marianna Mantuano, ricercatrice presso la Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali. Lo scopo del lavoro è quello di disegnare geografie della cultura, in particolare di individuare la vocazione culturale dei territori e la loro attrattività. Questo attraverso l'applicazione di un modello preesistente applicato su un set di indicatori aggiornati al fine di valutare anche l'evoluzione dei risultati nel tempo. Che cosa vuol dire disegnare geografie della cultura? Andare oltre gli stereotipi, secondo cui nell'immaginario corrente l'Italia è il bel paese, un museo a cielo aperto, che il paese che ha fatto dell'ingegno, del gusto, degli elementi distintivi. Però queste espressioni sono dei luoghi comuni che non ci aiutano ad agire, non ci aiutano a capire di dove queste specificità territoriali sono localizzate. Partendo dal presupposto che la cultura riveste sempre più un ruolo da protagonista nello sviluppo locale, abbiamo voluto costruire una base informativa che permetta di conoscere meglio il legame tra il territorio e le risorse culturali, quindi la bellezza, le tradizioni, i saperi, i prodotti, le competenze legate all'identità dei luoghi, attraverso una segmentazione del territorio in funzione della loro vocazione culturale attrattiva per evidenziare le specificità dei contesti locali. La base territoriale di partenza sono i sistemi locali, questo perché a nostro avviso rappresentano con un buon grado di approssimazione le attività quotidiane delle persone, essendo proprio costruiti a partire dagli spostamenti casa-lavoro di cittadini italiani. Quindi permettono di definire delle aree omogenee. Il concetto di cultura. Abbiamo utilizzato un approccio estensivo per definire il concetto di cultura, definendolo come quell'insieme di fattori materiali e immateriali, ma comunque oggettivati, che possono concorrere a costruire l'immagine e il prestigio di un paese e la sua autorevolezza e influenza a livello nazionale ed internazionale. Per farlo abbiamo usato due dimensioni principali, il patrimonio culturale e paesaggistico, che si riferisce alla presenza sui territori di beni materiali, strutture, istituzioni e altre risorse di specifico valore e interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico. Il tessuto produttivo culturale, quindi l'insieme composito di attività di produzione, distribuzione e formazione di interesse culturale, quindi andando ad individuare anche i prodotti tipici, i prodotti di qualità, DOP, IGP per esempio, il Made in Italy, le imprese culturali. Il set di indicatori chiave permette quindi di misurare la vocazione culturale attrattiva di territori e classificare ciascun sistema locale attraverso questa misura. Sono indicatori di offerta e di domanda e ciascun indicatore misura la densità delle risorse e delle attività culturali in base alla loro specifica dimensione locale. Quindi sono ponderate sulla dimensione geografica o demografica del sistema locale di riferimento. Gli indicatori elementari che rappresentano la dimensione del patrimonio culturale e paesaggistico sono i seguenti, ossia i musei e i relativi visitatori, quindi visitatori di musei, siti archeologici e monumenti,
gli archivi e le biblioteche statali con i relativi utenti e lettori, i borghi più belli d'Italia, i comuni di identità e tradizione, basti pensare alle città dell'olio, le città del vino, i paesi dipinti e via discorrendo, quindi tutti quei borghi certificati attraverso l'associazione ANCI per Nazionale delle Città di Identità Tipica. Le aree sottoposte al regime di protezione, gli edifici storici in buono e ottimo stato di conservazione, il numero di eventi di rilevanza nazionale, la quota di superficie non urbana e l'indice di conservazione del paesaggio. Per quanto riguarda invece la dimensione del tessuto produttivo culturale, abbiamo individuato le imprese culturali a partire dai dati Asia unità locali, facendo uno studio su gli Ateco a 5 digit, quindi selezionando a partire dal framework di Eurostat sulle statistiche culturali e adattando diciamo, questo framework anche alle specificità nazionali attraverso rifacendoci ad alcuni studi come quello della Fondazione Simbola, Union Camere e Fondazione Civita, individuando quindi tutte quelle imprese coinvolte nel settore culturale. Unità locali delle imprese culturali, quota di addetti, studenti degli istituti di istruzione superiore musicale e artistica e anche quelli dei corsi di facoltà di specifico interesse artistico-culturale, le unità locali delle imprese di artigianato artistico con relativi addetti, le unità locali di istituzioni no profit culturale artistico, superficie dedicata a coltivazioni e allevamenti tipici di qualità DOP e IGP e anche le aziende agricole. Come abbiamo individuato quindi i cluster della cultura? Innanzitutto siamo partiti dalla costruzione degli indicatori elementari a partire da dati comunali. Poi si è operata un'aggregazione dei dati comunali per sistema locale. Ciascun indicatore elementare è stato standardizzato, questo per permettere di giungere a un'unità di misura simile, cioè uguale, confrontabile, tra gli indicatori della stessa dimensione considerata, e questi indicatori sono stati poi sintetizzati attraverso una media aritmetica semplice. Questa è una scelta fatta con la consapevolezza di voler dare a ciascun indicatore elementare lo stesso peso. Successivamente i sistemi locali sono stati ripartiti in tre classi, definite in base ai terzili delle distribuzioni, sia della dimensione del tessuto produttivo culturale che di quella del patrimonio culturale e paesaggistico. E attraverso questa griglia sono stati individuati i cluster della cultura. Quindi si può vedere come per esempio i territori della grande bellezza siano ben dotati sia dal punto di vista del patrimonio culturale e paesaggistico che da quello del tessuto produttivo culturale. Nello specifico poi troviamo la potenzialità del patrimonio, quindi tutte quelle realtà territoriali che potrebbero compiere un salto di qualità se riuscissero a promuovere una crescita anche nella dimensione imprenditoriale. Viceversa, l'imprenditorialità culturale ben dotata dal punto di vista delle imprese votate alla produzione culturale, le terre di mezzo che non presentano particolari eccellenze rispetto alla dotazione e alla produzione culturale ma piuttosto valori medio-bassi e la perifericità culturale, quindi con livelli di dotazione e produzione culturale sistematicamente inferiori agli standard nazionali. Che cosa ci dicono i dati? Il numero di sistemi locali individuati, ad esempio, per i territori della grande bellezza sono 78, questo per definizione, quindi dipende dal metodo che abbiamo utilizzato, ma in questi territori sono concentrati ben 1.449 comuni e il 40% della popolazione italiana. I territori della grande bellezza coprono il 19% della superficie del territorio nazionale. Per quanto riguarda invece i territori della perifericità culturale, che sono 74 sistemi locali, coprono 524 comuni, rappresentano il 4% della popolazione e coprono l'8% della superficie nazionale. Questo non vuol dire assolutamente che questi territori, rappresentando un numero esiguo di popolazioni, debbano essere trascurati e tralasciati, anzi. Alcuni dati.
Allora, questa tabella si legge in questo senso. Nel primo set di indicatori sono riportati quelli del patrimonio culturale e paesaggistico e successivamente quelli del tessuto produttivo culturale. E poi tutti gli indicatori sono rappresentati per ciascun cluster culturale. Per quanto riguarda la grande bellezza, i valori più alti e al di sopra della media nazionale li troviamo per quanto riguarda musei, visitatori, archivi e biblioteche, utenti e lettori di archivi e biblioteche e anche i borghi. Mentre sulla componente paesaggistica questi dati sono leggermente inferiori rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda il tessuto produttivo culturale, invece, la grande bellezza, come si può vedere, è dotata di valori al di sopra della media nazionale. Le terre del patrimonio, delle potenzialità del patrimonio, sono invece presentano degli indicatori al di sopra della media nazionale, soprattutto per quegli indicatori che descrivono le potenzialità paesaggistiche del territorio. Mentre, come si può ben intuire, quelli dell'imprenditorialità culturale presentano dei dati al di sopra della media nazionale per le componenti che, imprenditoriali. Tutti i valori della perifericità culturale invece sono al di sotto, ben al di sotto della media nazionale. La bussola della cultura, quindi dove sono collocati i territori, i cluster della cultura a livello di ripartizione geografica. Per quanto riguarda la grande bellezza, questi sono situati soprattutto al centro Italia, ben 33 sistemi locali su 78. Per quanto riguarda le potenzialità del patrimonio, troviamo una presenza di questi soprattutto al sud. E stessa cosa succede per le terre della perifericità culturale, mentre l'imprenditorialità culturale è collocata soprattutto nel nord-est. Siamo giunti così alla definizione dei cartogrammi e a definire la geografia della cultura. Qui la presento così come era stata definita nel 2015 e come invece si è venuta a configurare nel 2018. Salta subito all'occhio, e questo è un dato interessante, che la geografia si è pressoché riconfermata. Ben l'85% dei sistemi locali si conferma nello stesso cluster della cultura della precedente edizione, e quindi questo ci mostra come il modello di individuazione sia robusto. Un altro dato interessante da mostrare su questo cartogramma è che valori simili negli indicatori proposti si esprimono sul territorio in maniera vicina, cioè proprio spazialmente sono vicini ad altri territori che presentano valori simili, cioè quindi c'è una stessa tendono a localizzarsi nelle stesse aree. Quindi si vengono a costituire delle vere e proprie aree geografiche in cui a valori simili corrispondono altri valori simili della stessa entità, definendo dei territori che, come per dire questo che ho sottolineato nel nord-est, dell'imprenditorialità oppure di dotazione del patrimonio paesaggistico e culturale o, come si vede nel centro Italia, dei territori ad alta vocazione, sia patrimonio artistico e culturale che imprenditoriale. Quali sono i cluster della cultura nuovi rispetto alla precedente edizione? In questa mappa quelli in rosso sono i cluster della grande bellezza che sono emersi, diciamo, in questa riproposizione del lavoro che non erano presenti precedentemente. Questo dato va letto in maniera corretta, cioè quindi non significa che i sistemi locali presenti adesso abbiano necessariamente aumentato il loro valore. Questo dato va letto in termini relativi rispetto alla performance degli altri sistemi locali. Quindi questi potrebbero aver aumentato la loro dotazione, ma potrebbero anche averla diminuita meno rispetto ad altri.
In particolare però segnalo a titolo di esempio alcune realtà nelle quali c'è stato un vero e proprio boom di alcuni degli indicatori considerati per la costruzione dei cluster. È il caso di San Leonardo in Passeria, che registra variazioni positive sugli indicatori elementari sia del tessuto produttivo che del patrimonio culturale, incrementando in modo particolare la quota di edifici storici in buono o ottimo stato di conservazione. Siracusa, che registra un boom nel numero dei visitatori dei musei, e Valenza, che registra un boom nel numero di addetti delle imprese di artigianato artistico. Quindi facciamo qui sicuramente riferimento all'industria, al Made in Italy dell'oro, delle gioiellerie. Vediamo invece come si collocano le risorse turistiche all'interno dei cluster della cultura. La grande bellezza, allora, innanzitutto gli indicatori utilizzati al fine di descrivere le risorse turistiche sono le unità locali delle imprese turistiche e la quota di addetti delle unità turistiche per 100 abitanti, il numero di posti letto negli esercizi alberghieri ed extraalberghieri per 100 abitanti e le presenze negli esercizi ricettivi per 100 abitanti. Poi nel riquadro sottostante sono riportate le variazioni percentuali del dato, così come osservato nella presente edizione, che fa riferimento al 2015, e così come invece considerato nell'edizione scorsa, che faceva riferimento al 2012. I dati sono al di sopra della media nazionale per tutti gli indicatori considerati nei territori dell'imprenditorialità culturale. Per quanto riguarda invece le variazioni percentuali, queste sono particolarmente elevate nei territori della grande bellezza, ma anche in quelli della perifericità culturale. Quindi ci sono delle forti variazioni positive in tutte le dimensioni considerate per i territori della perifericità culturale, anche se questi presentano dei dati, degli indicatori che sono comunque sensibilmente al di sotto della media nazionale. Sviluppi futuri. Il modello si è rilevato robusto anche se osservato in periodi di tempo differenti. Ben 523 sistemi locali su 611 si sono confermati all'interno degli stessi cluster della cultura individuati nella precedente edizione. Quindi questo vuol dire che permette di disegnare delle geografie della cultura persistenti nel tempo. Al fine di adottarlo però come strumento di monitoraggio continuo, restano da esplorare l'opportunità di non rimanere ancorati alle scelte di metodo passate al fine di non spezzare la serie, ma piuttosto di definirne di nuove ricostruendo il confronto a ritroso, e la possibilità di selezionare indicatori diversi che si rendono disponibili nel tempo anche con maggiore frequenza. Le opportunità da cogliere in tal senso vengono dal monitoraggio continuativo del patrimonio culturale, in particolare del pubblico dei musei, grazie all'indagine Istat a cadenza annuale, e l'utilizzo, la possibilità di utilizzare dati censuari che saranno disponibili con maggiore continuità grazie ai censimenti permanenti. Il quadro culturale italiano appare così, come disegnato, nel suo complesso fortemente caratterizzato da elementi positivi, che rappresentano delle opportunità diffuse sul territorio nazionale. Si ravvisa un cambio di prospettiva verso politiche pubbliche che siano mirate sui territori e non attuate in maniera lineare su tutto il territorio nazionale. Le possibili strategie da noi individuate possono essere quelle di investire sui sistemi locali top performer, quindi promuovere le eccellenze, investire sui territori in ritardo di sviluppo per ridurre gli squilibri territoriali, ma anche di individuare, proprio facendo questi confronti nel tempo, delle realtà che si sono rivelate vincenti, dei modelli di sviluppo che potenzialmente potrebbero essere riapplicati anche ad altre realtà territoriali. Grazie per l'attenzione. Grazie Marika.
Dobbiamo ringraziarla anche per aver spaccato il minuto, cioè 20 minuti esatti, c'è cioè una precisione veramente. Allora, la cosa interessante che volevo sottolineare di questo intervento, mi è piaciuta molto la parte finale, quella di trasformare questa esperienza in una sorta di monitoraggio continuo, quindi andando anche nell'ottica di costruire infrastrutture per la lettura del territorio, no? Quindi questo è un aspetto molto interessante. L'altra cosa che mi piaceva sottolineare è questa è l'integrazione delle fonti, cioè il, diciamo anche un po' la capacità di mischiare prospettive e quindi mischiare misurazioni diverse per far sì che avere un quadro il più possibile completo, il più possibile integrato. Quindi grazie, speriamo insomma, di rivederci in un altro appuntamento simile con il nuovo aggiornamento, la nuova upgrade di questo lavoro. Allora, il secondo intervento è di Luigi Costanzo, qui invece ci parlerà specificamente di paesaggio e patrimonio culturale come risorse per lo sviluppo locale. Anche per te 20 minuti, grazie. Grazie, salve a tutti. Allora, paesaggio e patrimonio culturale come risorse per lo sviluppo locale. Questo lavoro è stato fatto da me e da Alessandra Ferrara, che è qui in sala, ed è l'aggiornamento di un... Se mi sentite bene? Io c'ho un ritorno... No, vabbè. No, va bene così. E dicevo, questo è l'aggiornamento di un lavoro che era già stato presentato 2 anni fa a una scuola estiva, è stato sviluppato e in qualche modo anche, non solo aggiornato ma anche sviluppato. E di cosa si tratta? Si tratta di un esercizio di integrazione di dati di fonti diverse. L'obiettivo è quello di individuare i territori dove paesaggio e patrimonio culturale, e in particolare il paesaggio rurale e il cosiddetto patrimonio minore, quindi non quello della grande bellezza per richiamare la presentazione della collega precedente, ma il patrimonio minore, il patrimonio diffuso, quello che si trova nei piccoli centri, nelle aree periferiche, è il focus di questo, del nostro interesse. Individuare i territori dove appunto paesaggio e patrimonio culturale sono valorizzati in modo sostenibile, cioè attraverso una strategia di valorizzazione che mette a frutto le potenzialità di queste risorse per lo sviluppo locale senza comprometterne l'integrità. Il focus è sulle aree interne, cioè sui territori periferici rispetto alla struttura del sistema insediativo. Il periodo che analizziamo è il quinquennio 2011-2016. Il percorso parte dall'individuazione dei territori che hanno dimostrato una buona capacità di attrazione dei flussi turistici, e sempre nell'ambito delle aree interne. Fra questi territori attrattivi, diciamo, vengono selezionati quelli più orientati alla valorizzazione del territorio rurale o più orientati alla valorizzazione del patrimonio culturale sulla base di segnali specifici, presenza di attività di aziende agrituristiche, anche qui prodotti agricoli di qualità, riconoscimenti di qualità del turismo come i borghi più belli d'Italia, che sono stati citati anche nel lavoro precedente, e anche il turismo culturale, la presenza di strutture museali e dei relativi visitatori. I territori che sono individuati sulla base di questa classificazione sono quindi valutati alla luce degli indicatori utilizzati nel rapporto BES, nella dimensione paesaggio e patrimonio culturale, sulla erosione dello spazio rurale, cioè sono gli indicatori che valutano le condizioni del paesaggio rurale. L'ipotesi è quella che i territori che risultano meno affetti dalle principali forme di degrado del paesaggio, che poi vedremo più avanti, sono da una parte l'abbandono delle pratiche agricole e dall'altra è il cosiddetto urban sprawl, cioè la dispersione urbana. E l'ipotesi, dicevo, è quella che i territori che sono attrattivi turisticamente, che sono orientati
alla valorizzazione del patrimonio culturale o del territorio rurale e che nello stesso tempo non risultano affetti da importanti fenomeni di degrado del paesaggio rurale, sono quelli, possono rappresentare gli esempi di uno sviluppo locale rispettoso delle vocazioni dei territori, basato appunto sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesistico. Questa analisi incrocia fonti diverse, il rapporto BES che abbiamo già citato, il rapporto sul benessere equo e sostenibile che l'Istat produce annualmente dal 2013, le indagini Istat sulle strutture ricettive, sulle strutture, sui musei e le istituzioni similari, sulle aziende agrituristiche, sui prodotti agricoli di qualità e anche le iniziative delle cosiddette bandiere arancioni del Touring Club italiano e dei borghi più belli d'Italia dell'ANCI. Abbiamo il primo problema, è un problema, il problema di identificare le aree interne. Esiste, promossa dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, una classificazione dei comuni italiani tra aree interne e aree cosiddette centrali. Le nostre unità di analisi, però, se vogliamo mettere a confronto i nostri dati con gli indicatori del paesaggio BES, non sono i comuni, ma sono le regioni agrarie. Sono 804 regioni agrarie, sono aggregati di comuni omogenei per zona altimetrica e per le principali caratteristiche del paesaggio agrario. Quindi c'è il problema di classificare queste regioni agrarie per individuare quali sono le regioni agrarie interne. Il criterio, adesso non mi dilungo, comunque sono classificate su un criterio di prevalenza, dove i singoli comuni che fanno parte di queste regioni, se risultano prevalentemente appartenenti alle aree interne oppure alle aree rurali, ma questo soltanto in un piccola percentuale di casi, della classificazione de Gurba adottata da Eurostat, sono classificate quindi queste unità come regioni agrarie interne. Analizziamo a questo punto il movimento, il flusso delle presenze turistiche nel quinquennio 2011-16. Nel 2016 le presenze turistiche complessive nelle regioni agrarie interne sono circa 113 milioni, il 28% del totale Italia. Rispetto al 2011 l'incremento è stato del 2,4%, quindi sono comunque territori che hanno avuto mediamente una buona performance del turismo, anche se il tasso di crescita è più basso di quello nazionale, naturalmente, del 4,2%. L'intensità delle presenze turistiche nel 2016 è stata nelle regioni agrarie interne di 10, quasi 11 presenze per abitante, la media Italia è 6,7, e oppure, se lo misuriamo in rapporto al territorio, 751 presenze per chilometro quadrato, la media Italia è 1334. Sono considerate con buona attrattività turistica le regioni agrarie interne che hanno un'intensità turistica superiore alla media Italia, o in termini di presenze per abitante o in termini di presenze per chilometro quadrato, e che hanno avuto nel quinquennio una variazione contenuta delle presenze, compresa tra più o meno 10%, oppure una crescita di oltre il 10% delle presenze turistiche. Questa è la mappa, potete vedere che appunto abbiamo le migliori performance sono quelle in colore rosso, come vedete si concentrano significativamente lungo l'arco alpino e nella zona, nell'Italia centrale, fra Toscana e Umbria, e poi c'è anche una significativa presenza lungo la costa orientale, nord-orientale della Sardegna, e poi qualche altro punto qua e là nel mezzogiorno. Valutiamo a questo punto, per le regioni con buona attrattività turistica, l'orientamento alla valorizzazione del territorio rurale. Si considerano due indicatori. Il primo è la densità delle aziende agrituristiche, cioè il numero di aziende per chilometro quadrato, per 100 km quadrati.
L'altro è la presenza di produzioni di qualità, quindi la numerosità dei prodotti DOP o IGP, riferite tutti e due questi indicatori al 2016. La matrice che vedete in basso attribuisce, sostanzialmente ci sono due distribuzioni di questi indicatori, ci sono tre terzi delle due distribuzioni, sono considerate alta, media e bassa, fino al 33esimo percentile, dal 33esimo al 66esimo e oltre il 66esimo sui due assi. A ciascuna di queste celle è attribuito un punteggio, sono considerate orientate alla valorizzazione del territorio rurale le regioni agrarie interne, le vedete qui nella mappa, che ricadono, che hanno almeno 0,75, quindi combinazioni, le combinazioni più favorevoli, diciamo, dei due indicatori, superiori, diciamo, alla, che vanno oltre la diagonale dello 0,50, diciamo, oltre la diagonale principale. Analogamente valutiamo l'orientamento alla valorizzazione del patrimonio culturale. Qui gli indicatori che consideriamo sono la densità delle strutture museali, che è corretta per il numero dei visitatori, in modo da far pesare di più le strutture che hanno avuto un flusso più consistente di visitatori, e poi la presenza di bandiere arancioni o borghi più belli d'Italia. E anche qui il meccanismo è lo stesso, solo che sulla presenza dei borghi, anziché di avere i terzi della distribuzione, consideriamo bassa la presenza, nulla, quando la presenza nulla, se c'è una sola, un solo segnale, o se ce ne sono due o più, come basso, medio, alto. Questa è la distribuzione, come vedete. Qui le situazioni più favorevoli, diciamo così, sono quelle in arancione, si concentrano significativamente, diciamo, nell'Italia centrale, in particolare fra Toscana, Umbria e Lazio, poi c'è qualcosa anche lungo l'arco alpino. A questo punto abbiamo selezionato 90 unità, 90 regioni agrarie interne con buona attrattività turistica, di cui 23 risultano più orientate alla valorizzazione del territorio rurale, 6 nel nord, 6 nel centro e 11 nel mezzogiorno, le vedete qui nella mappa. 8 sono più orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale, 7 nel nord e 1 nel mezzogiorno, 16 presentano segnali di entrambi gli orientamenti, sono 6 nel nord, 8 nel centro e 2 nel mezzogiorno, e altre 43, le altre invece, non presentano segnali significativi di orientamento, almeno alla valorizzazione, almeno per queste due dimensioni che abbiamo considerato. Questo è l'albero, ricapitolando, partiamo da 804 regioni agrarie, 394 interne e 410 centrali, che vengono quindi messe da parte. Quelle interne, di quelle interne 90 presentano una buona attrattività turistica, 304 invece sono deboli da questo punto di vista. Delle 90, 23 orientate alla valorizzazione del territorio rurale, 16 presentano entrambi gli orientamenti e 8 sono orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale. A questo punto entra in gioco il confronto con gli indicatori sulle condizioni del paesaggio, dello spazio rurale. Le 23 orientate alla valorizzazione del territorio rurale, poi ci sono naturalmente le 43 che non hanno i segnali di cui dicevamo prima. Delle 23 orientate alla valorizzazione del territorio rurale, 8 risultano non affette da erosione, cioè sono il paesaggio rurale, le condizioni dello spazio rurale, diciamo, sono valutate buone. Adesso spiegheremo meglio che cosa si intende per questa cosa. Ce ne sono 4 invece affette da urban sprawl e 11 con invece problemi di abbandono. Delle 16 che presentano entrambi gli orientamenti, ce ne sono 8 non affette da erosione e 8 affette da abbandono. Qui non esiste invece tra queste il problema dello sprawl,
così come tra le 8 orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale, di cui 3 risultano non affette da erosione e 5 invece affette da abbandono. Allora, che cosa intendiamo esattamente per erosione dello spazio rurale? Qui entrano in gioco 2 indicatori che sono nel set degli indicatori BES per la dimensione paesaggio e patrimonio culturale. La qualità del paesaggio rurale dipende da una grande molteplicità di fattori. Questi fattori sono difficili da catturare con analisi quantitative, ma soprattutto questa qualità dipende dalla sussistenza di uno spazio rurale che sia dotato di sufficiente continuità e autonomia visiva e funzionale. E l'integrità di questo spazio, come si può vedere dallo schemino qui in basso, è aggredita da 2 principali forme di degrado che formano delle zone di transizione ai suoi margini. Una zona di transizione dal rurale all'urbano, che è quella aggredita dall'urban sprawl, e un'altra invece di transizione dal rurale all'incolto, che è quella invece interessata dall'abbandono, cioè da processi di dismissione delle colture e di rinaturalizzazione più o meno spontanea. Questo fenomeno perciò può essere assimilato a un processo di erosione che è attivo su 2 fronti intorno a un nucleo di aree relativamente stabili, che non sono interessate o sono toccate solo marginalmente dalla perdita di superficie agricola, perché queste sono le grandi variabili che consideriamo, dalla perdita di superficie agricola e che sono anche demograficamente poco dinamiche. Allora, che cosa succede? Nelle aree affette dallo sprawl si verifica una disgregazione dell'unità visiva e funzionale del paesaggio rurale che comporta la distruzione dei suoi valori storico-documentali, ecologici, in termini di servizi ecosistemici, anche ed estetici. Anche. Nelle aree affette da abbandono, invece, la criticità può apparire meno evidente. In realtà, uno dice queste aree si rinaturalizzano, dovrebbe essere, almeno dal punto di vista ambientale, un fenomeno positivo. In realtà non è sempre così. E nelle aree affette da abbandono la dismissione delle colture e delle pratiche agricole tradizionali comporta perdita di biodiversità e di patrimonio culturale e soprattutto nelle zone collinari e montane in un territorio fragile come quello italiano un alto rischio di dissesto idrogeologico. Per questo motivo nelle aree che risultano affette da erosione dello spazio rurale il paesaggio non può considerarsi valorizzato o perché è consumato dalle dinamiche dell'economia locale che si manifestano nell'urbanizzazione diffusa oppure nell'evoluzione verso la monocoltura industriale per le aree agricole oppure perché in queste dinamiche il paesaggio non gioca nessun ruolo essendo abbandonato al degrado e alla rinaturalizzazione spontanea. Questo è il quadro che si presentava nel 2001. Le aree in giallo erano quelle relativamente stabili, quelle verdi sono quelle affette da erosione da abbandono e quelle in blu quelle affette da erosione da sprawl che vedete interessa quasi tutta la pianura padana, la zona da Roma in giù dove sono le maggiori concentrazioni e poi un po' intorno alle grandi aree urbane, intorno a Torino, Genova, Firenze. Anche in Sicilia, vedete. Che cosa è successo nel decennio 2001-2011? Sono avanzate entrambe le forme di erosione. Più velocemente quella da abbandono, che è passata dal 28,5 al 36,1 del territorio nazionale. Un po' più lentamente quella da sprawl. Lo sprawl ha avuto il suo momento di gloria, nei decenni precedenti. Adesso la produzione edilizia è rallentata. Che sono passate le aree affette da sprawl dal 19,9 al 22,2%. Questa classificazione si fa sulla base dei dati censuari. Qui vedete il 2011, vedete il passaggio dal 2001 al 2011. Crescono soprattutto le aree verdi, cioè quelle affette da abbandono. Guardate l'arco alpino, gli Appennini e il mezzogiorno interno in particolare. Tornando a noi, dopo aver incrociato tutti questi dati, otteniamo questa,
questa matrice, quindi se noi mettiamo sulle righe le condizioni del paesaggio rurale, quindi erosione da abbandono, erosione da sprollo, oppure nessuno dei due fenomeni, e sulle colonne mettiamo gli orientamenti, otteniamo, selezioniamo queste regioni. Nella striscia bianca centrale ci sono quelle che appunto risultano non affette da erosione e nello stesso tempo presentano uno spiccato orientamento o alla valorizzazione del territorio rurale o alla valorizzazione del patrimonio culturale o a entrambi. Qui abbiamo una mappa. Come vedete, la distribuzione nella prima versione di questo studio, che era leggermente diversa, c'era una prevalenza molto più netta dei territori dell'Italia centrale. Qui invece, considerando solo le aree interne, vedete, emerge lo stesso un certo peso preponderante dell'area fra Umbria e Toscana e Alto Lazio, ma c'è una discreta presenza anche nel nord e anche qualcosa nel mezzogiorno. Allora, qui vedete evidenziate, perché appunto per renderle più leggibili, sono identificate anche le regioni agrarie che appunto risultano non affette da erosione e per il tipo di orientamento. Le regioni invece che vedete qui in quel colore fucsia sono quelle che hanno una buona attrattività turistica ma non presentano questi tipi di specializzazioni. Quindi, come vedete, c'è gran parte dell'arco alpino dove c'è il turismo è molto forte, il turismo legato alla stagione invernale sciistica, mentre nel qualche area di queste rosa nel mezzogiorno sono aree del turismo balneare un po' più forte. Veniamo alle conclusioni. Allora, questo studio, come dicevamo, esplora alcune possibilità dell'integrazione tra fonti diverse per l'analisi territoriale. I dati utilizzati provengono da 4 indagini diverse dell'Istat, più il rapporto BES, da 2 fonti esterne e da 2 classificazioni di unità amministrative che abbiamo visto prima, quella delle aree interne e la cosiddetta De Gurba, sul grado di urbanizzazione, che è una classificazione europea. Il comune denominatore è per tutti quanti ovviamente il territorio. Si delinea un modello umbro-toscano, per il turismo basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Tra le aree interne turisticamente forti restano fuori, per motivi diversi, quelle del turismo balneare al sud, del turismo sciistico al nord. Da diversi luoghi simbolo del paesaggio italiano, questa è una cosa importante, arrivano segnali preoccupanti per la tutela della loro integrità, che è minacciata o prevalentemente dall'abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Fra le aree che abbiamo visto, che hanno un forte orientamento alla valorizzazione, ma che invece non sono integre dal punto di vista paesaggistico, ci sono le Cinque Terre, ci sono le colline del Chianti, Senese, ci sono alcune zone intorno al lago di Garda, l'arcipelago toscano, le isole Eolie, oppure in un solo caso, per la verità, dal dilagare del consumo di suolo, sono le isole del Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida. L'analisi considera il turismo rurale e culturale, ma manca qui, se volessimo completare il quadro, il terzo pilastro del turismo cosiddetto sostenibile, che è quello del turismo naturalistico, il turismo delle aree protette. Noi siamo oggi in grado di mappare il complicato e molto vasto universo delle aree protette italiane, ma non abbiamo ancora dati utili per fare analisi di questo tipo, su questa scala perlomeno, del movimento turistico che è indotto da queste aree. Quindi questo è sicuramente un percorso di sviluppo per arrivare a una definizione più completa di questo tipo di studi. Questo comunque si configura come un percorso che serve a individuare buone pratiche di conciliazione fra lo sviluppo turistico e la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, che può essere un buon punto di partenza per quello che è un necessario approfondimento attraverso studi di caso. Cioè, si possono andare poi a vedere, ad approfondire questi singoli territori, capire meglio quali sono le specificità, fare dei confronti per esempio tra,
tra loro e capire quali sono le determinanti che li caratterizzano. Io a questo punto avrei anche finito. Devo ringraziare, prima di chiudere, tutti i colleghi della direzione che a vario titolo ci hanno fornito i dati o comunque ci hanno prestato assistenza. Ho nominato prima 4 indagini dell'Istat. E faccio un ringraziamento collettivo a tutti, sono per la maggior parte presenti qui, e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ho finito. Grazie Luigi, forse anche per questo lavoro sarà auspicabile renderlo, diciamo, un'infrastruttura, quindi magari prevedere, diciamo, tutti i possibili aggiornamenti e quindi, come dire, farlo diventare una linea corrente di produzione e magari anche vedere quali sono le sovrapposizioni tra il vostro lavoro e quello precedente. Comunque sì, molto interessante. Anche questa sfida sul turismo naturalistico, secondo me, è una cosa che l'Istat deve in qualche modo raccogliere, trovare qualche strumento, magari anche solo sperimentale, o magari coinvolgendo i gestori dei parchi, degli enti parco, soggetti, diciamo, che sono anche interessati direttamente ad avere questa informazione. Ok, passiamo al terzo intervento, Stefano Mugnoli, una proposta di sintesi cartografica e elaborazione di immagini aeree, non da satellite, per la stima del verde urbano. Sì. E 20 minuti, ok. Ok, grazie al direttore, buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo. Sì, ecco. Allora, questo lavoro che sto per presentare si colloca nell'ambito dell'aggiornamento delle sezioni di censimento che avranno il nome, e comunque noi dell'Istat abbiamo chiamato microzone, in quanto superano il concetto di sezione di censimento. È un lavoro che comunque coinvolge tutte e tre i servizi della direzione di CAT e, diciamo, questo specifico lavoro comunque è stato condotto da me, da Raffaella Chiocchini, che è una grande amica e valida tecnologo dell'Istat, e un ex collega che adesso è in forza all'ISPRA, che è Valerio Vitale. Allora, per prima cosa presentiamo dove è stata svolta questa sperimentazione. Allora, è stato svolto nel ex municipio 12, che adesso credo si chiami municipio 9, che è quello praticamente dell'Eur, che va da Viale Europa, quindi nord dell'Eur, e arriva fino quasi a Torvaglianica. Ora sembra un territorio minimo, in realtà è più grande del comune di Milano. È al 97esimo, oltre il 97esimo percentile per superficie dei comuni italiani. Queste sono un po' le statistiche, le caratteristiche di questo territorio, che come vedete comunque è abbastanza notevole sia come superficie che come popolazione residente. Non è il più grande municipio romano, il municipio più grande è quello che va verso Cesano, quindi verso il nord. Però per il nostro lavoro è abbastanza significativo perché coinvolge al suo interno una grande parte di centro abitato molto urbanizzato, mentre una zona più a sud più, diciamo, rurale, naturale.
Allora, questo è il nostro punto d'arrivo, il nostro prodotto finale, cioè la sintesi cartografica di tutti quegli strati informativi che si possono trovare online, sono assolutamente tutti o quasi tutti open e che possono permettere di caratterizzare il territorio in maniera estremamente dettagliata. Tutte queste informazioni potrebbero potenzialmente essere trasferite nel nostro layer di microzone per arricchirne il patrimonio informativo. Di tutto questo, tutti gli strati sono generalmente vettoriali, l'unico che è estratto da immagini raster, quindi da immagini d'aereo, è quello del verde. Quindi che qua, insomma, viene messo in evidenza. Allora, come va bene, quando noi produciamo tutti gli strati informativi che vengono prodotti dall'Istat, devono necessariamente prendere in considerazione questa regola, cioè tutte le superfici devono ritornare perfettamente. E questo è un po' un prezzo da pagare per la cartografia digitale, e cioè che la topologia deve essere perfettamente corretta, cioè non ci devono essere delle superfici che si sovrappongono. Quindi il ragionamento che è stato fatto è stato questo: produrre prima di tutto uno strato maschera, cioè di tutte quelle entità al suolo che in tempi brevi non cambiano per un minimo periodo di tempo. Quindi abbiamo preso in considerazione fiumi, laghi, ferrovie, strade ed edifici. Quindi in un periodo di tempo che possiamo considerare puntuale, questi strati non cambiano mai. Ora, quali sono i nostri strati che abbiamo, diciamo, che ci possono essere utili per questo lavoro? Sono, allora, la CTR del Lazio del 2002, che è stata pubblicata e resa open, free, relativamente poco tempo fa, qualche anno fa, la carta di uso del Lazio del 2005, i grafici stradali che vengono aggiornati, l'Istat comunque ha a disposizione i grafi stradali periodicamente, due versioni l'anno, e gli edifici catastali del 2010. Con questi strati si sono prodotti dei layer cartografici a vari anni. Vediamo come. Allora, abbiamo generalmente preso in considerazione strati cartografici di anni che possono considerarsi abbastanza, appunto, costanti in determinati anni. Prendendo in considerazione la CTR del 2002 rispetto agli strati nel 2011 e all'anno 2017, si è fatto una sintesi del built up, cioè tutti gli edifici e manufatti della CTR sono stati paragonati agli strati dei manufatti ed edifici del 2011, calcolati come tutti quelli della CTR più quelli del catasto che non intersecavano quelli della CTR. Per quanto riguarda il 2017, sono stati presi e scaricati gli edifici e manufatti di OpenStreetMap del marzo 2018.
considerando appunto il marzo 2018 come comunque rappresentativo più della fine del 2017. Questi sono dei valori, dei dati che vengono mostrati in termini di grafica, in modalità grafica, sul built up, suddivisi per categorie territoriali Istat. Si può vedere come tutto sommato c'è il fenomeno che tutti si aspettano, cioè il built up che cresce più o meno a seconda della tipologia. Questo abbastanza non ha niente di originale, se vogliamo, tutti si aspettano, questa è solo una quantificazione di un fenomeno. Per quanto riguarda invece la copertura stradale, qua abbiamo che tutto sommato anche questo è abbastanza, ci si aspetta un risultato di questo tipo, considerando il fatto che questo municipio è un municipio di confine, dove ci stanno molte aree che sono oggetto di urbanizzazione. In questi anni sono stati oggetti di urbanizzazione. Pensiamo solo alle torri di Euroma, insomma, di quella zona dell'Euro. Ora, quindi qua invece che a livello di grafico si può avere un'immagine della situazione. Quindi in alto a sinistra il built up e la copertura stradale del 2002, quella del 2010 al centro a destra, dove si possono vedere teoricamente gli edifici che derivano dal cadastro, cioè quelli in viola, che non erano presenti nel 2002, e invece in basso a sinistra gli edifici OpenStreetMap, diciamo 2017-2018, che non sono presenti negli altri anni. Lo sfondo è un ortofoto del 2014, quindi l'ultimo ortofoto che noi abbiamo a disposizione. Quindi è vero, cioè in alto a destra è vero che ci sono dei edifici che non che sembra che c'erano anche al 2002, però in realtà è proprio l'ortofoto che è del 2014. Allora, quindi ora passiamo invece alla parte raster, che forse è quella un po' più interessante. Allora, come abbiamo estratto il verde dalle ortofoto? Allora, noi abbiamo ortofoto a quattro bande che ogni tre anni ci vengono fornite. Abbiamo preso le ortofoto del 2011 a 50 centimetri e a quattro bande e 4 a 50 centimetri a 4 bande, abbiamo estratto l'indice di vegetazione che è l'ENDVI. Perché l'ENDVI? Perché lavora su 3 bande invece di 2, è facilmente procedurabile, quindi con un facile algoritmo in Python può essere estratto. Allora, qua vediamo appunto delle immagini, il volo 2011 rispetto al volo 2014, come viene estratto questo indice. E in questa slide alcuni esempi di come possiamo, diciamo, come può essere utile questo indice. Cioè, avendo una zona territoriale, possiamo fare le statistiche spaziali su quella zona, nel caso nostro ad esempio le microzone, e tirare fuori dei dati che caratterizzano la microzona per copertura.
copertura stradale, built up e anche verde estratto appunto mediante l'indice ENDVI. Qua una slide che indica appunto quali possono essere i punti di forza e i punti di debolezza. Sicuramente i punti di forza sono la risoluzione spaziale e la risoluzione radiometrica. La risoluzione spaziale però in alcuni casi può essere anche un punto di debolezza e un punto di forza comunque che possono generarsi degli strati di elaborazione intermedia, ad esempio tutto lo strato dell'NDVI che possono essere condivisi in linea e possono essere appunto distribuiti a chi vuole, insomma. Questa è più una caratteristica, insomma, una curiosità, che quest'indice funziona bene proprio perché avendo la banda del blu funziona bene anche per l'estrazione delle acque. In effetti qua, che Viale Avignone, che è dietro praticamente l'ex sede dell'ISAT, quindi Viale Oceano Pacifico, noi ci siamo resi conto che c'erano delle acqua sopra i palazzi e onestamente non sapevo come, insomma, considerarle. Quelle erano le piscine appunto dei palazzi di Viale Avignone, proprio perché questo indice funziona bene anche per l'estrazione dell'acqua. Allora, quindi, concludendo, diciamo che le microzone dell'ISTAT aprono nuovi scenari proprio perché prendono in considerazione tanti fattori. Vecchie tecnologie associate per vecchi layer associati a nuove tecnologie possono comunque fornirci nuove informazioni che possono essere utili sia per statistiche ufficiali, quindi all'interno dell'ISTAT, sia comunque anche per la produzione di nuovi dati che possono riguardare sicuramente un ampio spettro di tematiche territoriali. Ecco. Grazie. Fini. Grazie Stefano. Permettete di dire due parole solo proprio su questo tema, diciamo, su questa esperienza che ci ha illustrato due minuti fa Stefano. Un'altra delle scommesse che stiamo facendo, e qualcuno di voi in sala forse lo conosce, è cercare di estrarre il massimo contenuto informativo dagli strati geografici per poterle poi integrare con l'informazione statistica. Ora Stefano ci ha fatto vedere una cosa molto interessante che va proprio in questa direzione. Per noi, come dire, suddividere il territorio in appezzamenti, noi li chiamiamo microzone, che sono sostanzialmente l'evoluzione delle sezioni di censimento, è un valore aggiunto perché in quel modo noi riusciamo a collegare il dato statistico, tipicamente quello che viene rilevato ai censimenti, ma adesso sappiamo tutti che i censimenti sono di natura permanente, saranno di natura permanente, associare l'informazione statistica rilevata con l'oggetto spaziale, territoriale, micro, molto dettagliato, è un enorme passo avanti dal punto di vista dell'informazione statistica, perché consente a chi fa analisi sul territorio, chi fa microanalisi, penso agli amministratori locali piuttosto che ai pianificatori urbani o quant'altro, conoscere sia che cosa c'è su quel territorio, ma sia quali sono le attività antropiche, che attività in termini generali, ovviamente sia di residenza che di attività economiche, insistono su quelle micro aree, consentono, diciamo, di aprire una stagione di analisi credo molto molto interessante. Ovviamente sono delle infrastrutture che stiamo cercando di mettere in piedi. Questa delle microzone è un'attività in corsa che diciamo entro l'anno dovrebbe diciamo essere finita. Abbiamo fatto una sperimentazione su tutta l'Emilia Romagna. Li Pizzi già mi guarda strano perché ho detto di essere finita entro l'anno, quindi no, scherzo, dobbiamo arrivare, insomma, a un risultato significativo. Abbiamo chiuso l'Emilia Romagna, abbiamo aumentato il dettaglio territoriale del
di circa il 60% rispetto alle sezioni censite. Quindi abbiamo una griglia territoriale molto molto più raffinata, ma soprattutto molto più coerente su quello che c'è sul effettivamente sul territorio. Quindi quando diremo che quella sezione, quella microzona è urbanizzata, è perché effettivamente ci sono soltanto edificato e non c'è l'edificato più il parco pubblico, più l'impianto sportivo, più il municipio, più qualcos'altro, che è il derivato di una sezione di censimento che chiaramente nasceva per scopi e finalità diverse. Scusate se ho fatto questa digressione, e inviterei il pubblico a fare qualche intervento, curiosità, domande, tutto chiaro. Scusi, se gentilmente... Chiedevo, le ortofoto del 2014 da quale fonte sono state tratte? Sì, l'Istat ha una convenzione con AGEA e AGEA fornisce le ortofoto. E le ortofoto, vabbè, vengono aggiornate ogni 3 anni tutta Italia, perché si fanno voli regionali che completano tutta l'Italia ogni 3 anni. Il Lazio è stato volato nel 2011, nel 2014, quindi sicuramente ci sarà anche il volo 2017. E quello che è interessante è il fatto che si è passato dal 2011 50 cm al 2014 a 20 cm. 4 bande, quindi sicuramente una banda all'infrarosso vicino, che è fondamentale per questi lavori. Questo lavoro è fondamentale, appunto, avere questa banda. Il problema è proprio la risoluzione, nel senso che 20 centimetri prende anche il vaso sopra il balcone e quindi è dura lavorare con questa risoluzione. Comunque, diciamo, è una cosa riservata all'Istat e all'agenzia. Perché sul geoportale nazionale ho visto che sono disponibili pubblicamente, sempre da parte della AGEA, le ortofoto del 2000, se non sbaglio, del 2012, cioè che poi risalgono al 2011 rilevate, su quali sono stati fatti i censimenti, mi pare, no? Sì, allora, il discorso è, sicuramente il direttore lo può dire meglio di me per quanto riguarda la convenzione AGEA. Per quanto riguarda proprio tecnicamente, allora, in Italia c'è solo una compagnia che vola. Questa compagnia fa voli per, penso, per AGEA, e questi voli vengono effettuati ogni 3 anni tutta Italia. Non so se sul portale nazionale, però non si possono scaricare non si possono scaricare, però uno se può stampare come sfondo mantenendo quella risoluzione. Sì, quello sì. Il problema è che a noi servono le bande proprio suddivise, perché logicamente non lavoriamo come sfondo, cioè, o meglio, possiamo lavorare anche come sfondo, però non lavoriamo come sfondo. Noi le elaboriamo le immagini, quindi ci servono proprio 4 bande. E altra cosa, non so perché il geoportale nazionale non metta le ortofoto più aggiornate. Io l'ho utilizzato con questo web map service, cioè in collegamento diretto con il geoportale, non è che lo scaricate, insomma. Quindi sì. Io automaticamente con QGIS avevo la possibilità di spostarmi sul territorio e diciamo dopo un po' di tempo avevo direttamente il server del geoportale che mi dava la foto aerea sotto, insomma, quella che davano disponibilità. Sì, quello comunque è uno sfondo. Noi per le lavorazioni interne abbiamo messo a punto un servizio UMTS che ci permette di lavorare. Il problema è che però per estrarre informazioni dalle ortofoto, da immagini da satellite, così, bisogna avere proprio le bande divise. Sì. Ci sono altre domande? Benissimo.
E allora chiederei ai relatori se possono fare questa sostituzione con apriamo la tavola rotonda. Quindi inviterei il professor Barchetti dell'Università degli Studi del Molise, il dottor Ravazzi del Ministero dell'Ambiente, il professor Arcidiacono del Politecnico di Milano e il dottor Gismondi dell'Istat. Sì. Va bene, giusto, giusto. Dottor Ravazzi. T'hanno lasciato solo. Roberto, fai compagnia a Marco Barchetti. Sì, è brutto lasciarti da solo, è brutto. Allora io darei inizio a questa tavola rotonda. Abbiamo 45 minuti, probabilmente possiamo sforare di qualche minuto se necessario. E, dunque, il tema sono le infrastrutture verdi. Ovviamente qua gli invitati alla tavola rotonda cioè, sono di varia estrazione culturale e competenze, quindi diciamo ci aiuteranno ad avere un quadro diciamo a 360 gradi di questo tema, no? E quindi anche capire in che modo poter sostenere appunto la pianificazione sostenibile. Io ovviamente non voglio invadere il vostro campo, però vorrei chiedervi a tutti quanti se poteste esprimerci, anche per aiutare insomma il sistema statistico nazionale, in particolare l'Istat, a esprimere una domanda informativa, cioè di che cosa avreste bisogno in un mondo diciamo a 360 gradi in cui l'informazione è senza costi, insomma, diciamo ed è accessibile a tutti. Sarebbe molto utile capirlo per come dire, magari indirizzare con meglio gli sforzi che fa il sistema statistico nazionale, ma anche ovviamente l'Istat. Allora, comincerei con Marco Marchetti, l'abbiamo lasciato da solo. E non ci vuole andare nessuno con Marco Marchetti. Grazie, Sandro, grazie per l'invito. Eccolo, sto seduto, per forza. Grazie ancora e mi complimento anche per le bellissime relazioni che ho già sentito, che sono state estremamente interessanti. E credo anche, adesso senza entrare nei dettagli, forse poi ci sarà modo che qualche cosa, delle cose che dirò anch'io, ovviamente si sposano comunque hanno a che vedere con questo. Mi piace molto la domanda che ci hai fatto, di cosa ci sarebbe bisogno. È un po' quello che cercherò di farvi vedere presentandovi nel contempo l'esercizio che stiamo cercando di portare avanti da anni, in particolare dal 2008, proprio con il Ministero dell'Ambiente e Geoportale Nazionale, che riguarda l'inventario dell'uso delle terre d'Italia. L'uso delle terre, quindi mappatura e soprattutto rilevamento campionario aggiornato, aggiornabile e da tenere aggiornato su tutto il territorio nazionale. Forse l'avete già sentito parlare, sul geoportale c'è anche questa spiegazione, non è altro che un rilevamento campionario condotto su ortofoto digitali dal 1990 e che stiamo appunto cercando di tenere aggiornato sia sull'intera popolazione che rileviamo, che è di 1.300.000 punti, in un campionamento sistematico non allineato, come vedete rapidissimamente dal disegnino, e sia su dei sottocampioni del 10% e dell'1% di questi punti che sono stati
messi a punto nel corso di questi anni, dal 2008 in poi, data della prima indagine, e che sono basati sulla stratificazione dell'intera popolazione per garantire un errore standard di stima che sia sempre affidabile per quelle classi di copertura e uso del suolo che vedete identificate. Una metodologia che ha alcuni caratteri, che quello per cui è stata costituita, era l'aderenza al protocollo di Kyoto, la risposta al reporting che il paese deve fare sul protocollo di Kyoto, quindi su un servizio ecosistemico che il capitale naturale fornisce e che fornirà ancora di più, perché l'accordo di Parigi ha preso e rilanciato ulteriormente, ha posto un cap per tutti gli stati membri, nel caso dell'Unione Europea, un forest reference level per la parte forestale, ha introdotto l'agricoltura e la zootecnia come possibili sink di carbonio, quindi un servizio ecosistemico fornito dal capitale naturale del nostro territorio nel suo insieme. Quindi quello che vogliamo cercare di tenere in piedi, che stiamo faticosamente cercando di tenere in piedi e che pensiamo però possa essere utile al paese, magari chissà appunto anche a Istat, e mi sembra che le direzioni convergano sempre di più, sono avere qualcosa che sia a basso costo o preciso il più possibile, o che meno ci dia l'accuratezza della stima, che questa è l'informazione più importante di tutte, con una distorsione minima rispetto all'obiettivo e con la possibilità di integrarsi con altri strati informativi. Quindi questo è un punto assolutamente importante. La classificazione di uso del suolo che abbiamo usato è una classificazione gerarchica, perché a scale diverse può consentire approfondimenti tematici di maggior dettaglio. Quindi da quelle sei classi che avete visto prima abbiamo cominciato a utilizzare UTI dal 2008 in poi, non più soltanto per il reporting relativo al National Italian Report sugli obblighi derivanti dall'accordo di Kyoto, ma anche per altre tipologie di analisi, per esempio una prima analisi sul consumo di suolo, che si è poi affiancata a quelle che conduce ISPRA, un'analisi dei servizi di alcuni servizi ecosistemici del capitale naturale, delle infrastrutture verdi che ci raccontano di quella tenaglia che subisce il territorio agricolo, dove oggi ho capito che le definizioni ovviamente bisogna capirsi, perché quello che è stato definito prima dal collega Costanzo era territorio rurale, però mi sembrava che in realtà fosse territorio agricolo, quindi seminativi e coltivazioni arboree, per essere concreti, e non la parte prati, pascoli e boschi che invece entravano nell'abbandono, ed è giù benissimo anche così. Quindi questo territorio che è in questa morsa costretto tra l'abbandono da un lato, la ricolonizzazione, e l'urban sprawl dall'altra, che va sicuramente crescendo. Questo è il dato più aggiornato che abbiamo oggi, il dato al 2016 che è stato completato per l'intero sottocampione nel primo livello di nomenclatura, quindi con queste classi che vedete qui raccontate, e da cui emerge che l'agricoltura, intesa come coltivazioni arboree e seminative, nel 2016 si assesta sui 12,8 milioni di ettari, le foreste e le altre aree forestali, nel senso richiesto dal reporting di Kyoto e dalla FAO, quindi tutte le statistiche, le indagini, i questionari a cui dobbiamo rispondere come paese, a livello internazionale ci pongono a 11,8 milioni di ettari, ma ci sono due dati forse che ci sfuggono rispetto alla consapevolezza generale, che sono la diminuzione velocissima di praterie e pascoli, quelli che vengono chiamati grassland, come vedete, che siamo già ridotti a 1,7 milioni di ettari. Possiamo solo pensare che questa era una copertura tra le due guerre assolutamente importantissima, perché eravamo molto più prati e pascoli che boschi nel 1915, per esempio, ho riportato quel dato velocemente. Questa è una morsa che continua a crescere ed è una situazione di cambiamenti di copertura e uso del suolo che in questi termini possono anche in qualche maniera essere misurati. Se pensate al servizio ecosistemico di regolazione, che è quello del sequestro del carbonio, basta applicare la quantità di biomassa che viene organicata dalle piante e quindi di carbonio sequestrato, moltiplicarlo per il valore ad ettaro delle tonnellate della carbon tax, e abbiamo un valore effettivamente quantificabile, cosa che invece, come forse sapete, tutti i pagamenti di servizi ecosistemici, di tutti i servizi ecosistemici, non solo quelli produttivi o culturali come il turistico, ma anche quelli di regolazione, sono in genere
materia di difficile valorizzazione economica, parola che mi piace meno, valutazione economica. Però questo è un passo in avanti abbastanza significativo sui numeri, tanto che questo dato ha creato una serie di appetiti, insomma, cercato di riempire qualche buco, siccome adesso anche l'agricoltura è stata eletta dopo Parigi tra i sink di carbonio possibili, ci è stato chiesto di provare a utilizzare gli UTI per approfondire il dato sul livello dell'agricolo, quindi dividendo per esempio i seminativi in prati stabili e risaie e altri seminativi, irrigui non irrigui, e le colture, le coltivazioni arboree invece nei tre grandi domini oliveti, vigneti, agrumeti e gli altri frutteti. Quindi un dato abbastanza, che comincia ad essere abbastanza dettagliato, ed è un dato che finiremo di realizzare con le ultime coperture di ortofoto disponibili, come è stato già detto appunto al 2016, entro questo mese. Quindi è un dato che potrebbe essere utilizzabile come altra fonte informativa, anche mi sono venute in mente un sacco di idee finché sentivo parlare delle regioni agrarie, delle aree interne da un lato e delle microzone dall'altro, che se ho ben capito coprono soprattutto le aree urbane o vanno solo già a tappeto su tutto il territorio nazionale? Domanda? Grazie, questo è importante. Anche perché questa attenzione a tenere aggiornato questo database? Perché pensiamo che l'omogeneità della serie storica, ovviamente lo dico in casa Istat, quindi è quasi banale, sia molto importante il mantenimento della serie storica il più possibile omogenea. Mentre invece abbiamo dei dati tante volte che potrebbero che danno sicuramente conto dei fenomeni, ma che non raccontano tutto il fenomeno. Pensiamo soltanto ai dati AGEA, no? I dati AGEA ho preso, proprio per essere anche non direttamente interessato col settore foreste, che è quello di cui mi occupo prevalentemente, il dato AGEA 2016 su quello che è l'aspetto dei prati e dei pascoli. Se vi ricordate il dato precedente, 1,7 milioni di ettari, AGEA dichiara quasi 3 milioni di ettari. E parliamo soltanto di quelle superfici dichiarate, perché dove c'è AGEA c'è azienda agricola o zootecnica, in questo caso, che funziona. Quindi queste disformità, tutto sommato, sono quelle che poi all'estero ci dicono avete dati incerti e confusi, magari tanti, però spesso rischiamo il rischio di avere questa situazione. Allora, un database geografico basato su metodologie oggettive, replicabili, standardizzabili, che fornisca un'accuratezza, un errore di precisione della stima, credo sia un valore aggiunto importante per il Paese. Torniamo invece un attimo al discorso sequestro di carbonio. Ovviamente qua dentro abbiamo il serbatoio più importante del sequestro di carbonio, che viene fatto anche dalle praterie dei pascoli, ma nel suolo, e questo è complicatissimo da stimare. Ma in tutto ciò che invece è legno e legname, viene fatto nella biomassa epigea, è a sua volta articolato in diversi pools, come forse sicuramente saprete, cioè diverse situazioni possibili, le foreste propriamente dette, quelle che magari non sono abbandonate oggi e che spero rientrino sempre di più nella rivalorizzazione, perché questo ci chiedono anche una serie di direttive dell'Unione Europea molto, molto recenti. Pensate alla strategia sull'economia circolare, pensate alla bioeconomia, pensate alla valorizzazione della bioedilizia, che oggi è un altro dei temi che è partito nel 2017 e 2018. Perché? Perché dopo Parigi anche il carbonio sequestrato nel legno delle sedie su cui siete seduti, no, prima volta che mi capita di dire questa cosa, con sedie non di legno, ma insomma tutto ciò che è legno, ha un life cycle assessment che potrà essere quantificato nella quantità di carbonio che viene sequestrato e mantenuto lì, stoccato, sequestrato, immagazzinato in certi specifici prodotti legnosi, che potranno essere il tavolino, la sedia, il giocattolo per il bambino, ma ormai nella bioedilizia, senza arrivare ai grattacieli di 80 piani che stanno facendo in Nord Europa o in giro per il mondo, sicuramente nella bioedilizia anche il nostro paese ha fatto dei passi avanti straordinari anche su questo, ed è quindi un dato che dobbiamo considerare. D'altra parte non possiamo non pensare, secondo me c'è anche un profilo etico, ma mi rendo conto che è legato alla inconsapevolezza della società civile, non possiamo non pensare che metà, quasi, 40% del nostro territorio nazionale, che è coperto da boschi e foreste, se ne parli soltanto quando brucia d'estate, e non se ne parla mai, mai più, soltanto un mese, 20 giorni all'anno, quando i giornali non hanno altro da dire, o quando ci sono dei gravi calamità, morti, quando diventano tragedie, quello in quel caso, oppure quando si chiude il corpo forestale dello Stato, allora si parla mai delle foreste, ma si parla del corpo forestale dello Stato o dei carabinieri forestali, no?
Invece dobbiamo pensare che grafici come quelli che ci chiede l'Unione Europea, cioè che ci dicono che siamo il continente che deve e che può garantire la conoscenza al mondo della gestione forestale sostenibile, cioè prelevare l'interesse lasciando inalterato il capitale, è cosa che possiamo permetterci anche in Italia per una serie di filiere che dobbiamo riattivare, garantendo la conservazione non solo nelle aree protette che vedete sulla vostra sinistra, aree protette che siano parte dell'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente o siano non ufficiali, hanno comunque un regime di protezione importante sui territori boscati, ma che siano garanzia di conservazione anche lì dove non ci sono aree protette. Ma se voi pensate che di quanto crescono gli alberi e i boschi in Italia, sono 4 metri cubi di ettaro anno, noi ne preleviamo oggi lo 0,6, sembra, e questo è il primo fabbisogno grosso di cui abbiamo bisogno, siamo largamente sotto quello che è largamente al di sopra della sostenibilità garantita, e questo è un dato assolutamente importante. Ecco, Parigi ci chiede con la stessa opportunità che offre di valorizzare sink di carbonio, e prendo sempre il servizio ecosistemico più facile da valorizzare economicamente, come dicevo, da valutare economicamente, come dicevo, ci chiede però anche una grande attenzione alle emissioni non soltanto trasporti, energia e riscaldamento, ma alle emissioni per esempio in agricoltura o alle emissioni legate agli incendi forestali. E qualcuno di voi forse avrà seguito l'anno scorso uno degli anni Sorribilis. Non è stato l'anno Sorribilis del fuoco per l'Italia, che è la 2007, ma lo è stato per la Spagna e il Portogallo. Pensate soltanto all'incendio di Perdigao con 69 morti, che è quello di cui ricordiamo di più, ma perché anche gli incendi, con i cambiamenti non solo climatici ma anche di uso del suolo, stanno rapidamente cambiando. Noi non abbiamo mai avuto in Europa fino a 2 o 3 anni fa firestorms, queste tempeste di fuoco, che sono un meccanismo di comportamento, di propagazione del fuoco che non conoscevamo, ma di cui invece ormai sappiamo le cause. Sono il combinato disposto di fattori meteorologici predisponenti che si concentrano nello stesso istante in luoghi dove c'è un grande accumulo di combustibile che nelle nostre latitudini, nei nostri paesi, è legato sempre all'abbandono, sempre, nel 99,99% dei casi è legato all'abbandono colturale. Questo perché lo dico a una platea di statistici? Perché è un'altra delle situazioni in cui abbiamo un grande fabbisogno informativo, non soltanto a posteriori di quali siano le superfici bruciate, ed è una serie storica anche quella essenziale per fare una pianificazione, ma anche a priori per capire quali sono i luoghi in cui abbiamo il maggior pericolo, non soltanto rischio di incendio, ma pericolo per uomini e cose, beni e servizi. E questo è un altro punto assolutamente di fabbisogno informativo. Nel caso specifico poi l'uscita delle emissioni come perdita di servizio ecosistemico del carbonio, vedete in quella tabellina, lo stiamo valutando adesso per il 2017 soltanto con 1100 ettari, che sono il 10% di quello che abbiamo avuto di superficie percorsa dal fuoco nel nostro paese, abbiamo già prodotto il 40% nel 2017 delle emissioni medie degli ultimi 15 anni, quindi è un dato che è assolutamente importantissimo da tenere sotto controllo. Quindi statistiche, monitoraggio, controllo, sono 3 fasi che possono utilizzare gli stessi strumenti, gli stessi mezzi o beneficiare gli uni degli altri, perché nel controllo c'è anche il momento della sorveglianza, ma che credo debbano avere anche la loro distinzione opportuna. Il secondo fattore di emissione è quello che purtroppo ben conosciamo, anzi mal conosciamo, e che è la quantità di prelievo che effettuiamo nei nostri 12 milioni di ettari di bosco. Per inciso, dico che forse il 2018 sarà l'anno, dalle stime che stiamo facendo, in cui per la prima volta dal Medioevo, lo dico sempre agli studenti, che è sempre una cosa che fa un perfetto, dal Medioevo nel nostro paese non assistevamo ad una tale presenza di bosco. Quindi avremo dal 2018 in poi più bosco che aree agricole. Io credo che sul tema paesaggio, che è stato detto all'inizio, questo debba far riflettere, e sarebbe molto bello, come ho visto è stato fatto nelle presentazioni precedenti, un'analisi puntuale anche di vedere quali zone e quali caratteristiche assumono queste trasformazioni, dove e in che modo. Però questo è un dato che per noi è un buco assoluto e che ci viene contestato molto sul piano internazionale, e che non sapremo come fare perché non c'è indagine in questo momento in corso nel nostro paese da parte di chi che sia. È quella su quanti sono i boschi che tagliamo nel nostro paese,
perché abbiamo d'altra parte conoscenza di essere dei grandi utilizzatori di legname, e questo penso lo sappiate, è il secondo aggregato manifatturiero dopo l'agroalimentare italiano, il secondo in Italia e il secondo al mondo dopo la Cina. Ma perché? Perché utilizziamo l'80% della materia prima importata. Quando soltanto per il carbonio, che è l'esempio che vi facevo guida, ci verrà calcolato il fatto che noi, nonostante i nostri boschi, abbiamo utilizzato gran parte di materiale legnoso che viene dalle foreste tropicali, che sono quelle oltretutto più delicate e fragili, forse capiremo ancora un po' meglio dell'importanza di riattivare le nostre filiere e di quantificarne la sostenibilità. Ecco, questo dei prelievi è un dato assolutamente importantissimo, non soltanto per l'agroenergia, per la bioenergia, ma anche per i materiali della filiera legno-arredo o della filiera della bioedilizia. Sono 400.000 addetti nel nostro paese che, ripeto, usano solo il 20% di materia prima nostra. Qualcuno penserà, beh, ormai anche sui caciocavalli e sui prosciutti stiamo andando nella stessa direzione, perché Parma, 40% dei prosciutti non sono prodotti in Italia. Però qui la situazione è quantomeno sconosciuta, e questo è un altro rischio significativo come servizi ecosistemici. Quindi questa, che si avvia ad essere la più grande infrastruttura verde del paese, sicuramente lo è sempre stata, pensiamo l'unica legge forestale che abbiamo in Italia precedente a quella che è stata emanata il 30 maggio del 2018, il decreto, il TUF, il nuovo testo unico forestale che ci aspettavamo da 20 anni, la legge 34, il decreto legislativo 34, ma nella prima discussione pubblica sulle foreste nel nostro paese dall'Unità d'Italia, 1914, atti della commissione parlamentare Serpieri, che è il ministro dell'agricoltura che portò a casa la legge sul vincolo idrogeologico, che tuttora fino a due mesi fa era l'unica legge quadro sull'intero settore che avevamo nel nostro paese, cominciava dicendo il bosco è un bene di interesse pubblico primario, pur essendo nel 60% dei casi di proprietà privata. Questo è sempre stato un punto di forza nella percezione collettiva, ma un grande punto di debolezza dell'intero settore, specie quando nel secondo dopoguerra, come oggi abbandoniamo l'agricoltura, è iniziato l'abbandono colturale delle superfici forestali. Oggi dobbiamo riassistere invece, gioco forza, ad un ritorno per le ragioni che ho ripetuto prima. Ma abbiamo anche qui, forse non abbiamo più un grande spazio gestionale di rimboschimento del paese, perché sta facendo tutto da solo la natura, occupando anche spazi indebiti, come giustamente è stato notato, che possono andare a scapito di produzioni tipiche di qualità, ma anche a scapito della biodiversità. Questo non c'è nessun dubbio. L'omogeneizzazione del paesaggio a cui assistiamo, specie nella media collina e media montagna appenninica o delle prealpi, è assolutamente sotto gli occhi di tutti, e assistiamo adesso a fenomeni che io, quando mi sono laureato 35 anni fa, i botanici erano quelli che dicevano non dovete più tagliare niente. Adesso ci sono molti botanici che ci dicono per favore ricominciate a tagliare, perché noi stiamo perdendo le orchidee. Ho finito. C'è un unico ambito importante in cui l'infrastruttura arborea sta crescendo, e sono molto contento di quello che ho sentito prima, che è quello degli ambiti urbani. Anche qui abbiamo bisogno di statistiche. Quest'anno l'Italia per la prima volta ospiterà il Forum Mondiale sulle Foreste Urbane, Mantova, 1 dicembre 2018, sono già 1000 persone che verranno da tutto il mondo, in cui l'idea che vogliamo portare avanti come sistema paese è proprio quella della foresta urbana, dove dentro foresta è intesa come infrastruttura verde. Ecco, questo, la parola è più evocativa che non soltanto legata agli ambiti arborei e boschivi. Però anche qui abbiamo bisogno di numeri. E utilizzando gli UTI, un dato significativo che qui potete vedere è che nell'ambito dei 7,5% di territorio consumato che abbiamo, i 2,2 milioni di ettari nel nostro paese, abbiamo quasi un milione di ettari che è sì consumato, perché è insediato in qualche modo, ma è ancora permeabile. Non è sigillato, ecco, il suolo dal punto di vista ecologico non è ancora sigillato, il che vuol dire, e di questi 170.000 ettari risultano alberati. Per esempio, un fabbisogno informativo importante sull'ultima relazione che sentivo sarebbe sogliare, un bruttissimo termine, l'NDVI per capire quanto, magari l'avete già fatto, quanto è erbaceo, quanto invece arboreo, quanto è a copertura piena. Qualcuno avrà visto Tripidia, oppure girando su internet è facilissimo, basta digitare Tripidia, la canopy cover delle coperture arboree di tutte le grandi metropoli del mondo.
noi siamo lontanissimi pur avendo delle città che sono verdi dai primi posti, ma questo è un dato con un grande fabbisogno, di cui abbiamo un grande fabbisogno informativo. E per chiudere, questa cosa l'abbiamo utilizzata nella strategia nazionale sul verde urbano che è stata presentata al Parlamento al 30 aprile di quest'anno, utilizzando dei descrittori geografici che ho sentito oggi, per questo mi fa piacere riprenderli, e che sono quelli appunto delle aree interne e dei piccoli comuni versus le grandi aree metropolitane, dove le 14 aree metropolitane nostre però sappiamo che dal punto di vista informativo ambientale dicono ben poco, perché finché dentro l'area metropolitana di Roma c'è il comune di Jenne e il comune di Fiumicino, o Roma come abbiamo visto il 12° municipio, diciamo che ancora non abbiamo capito molto bene cosa ci serve per gestire queste aree. Quindi una serie di geografie sovrapposte per un'infrastruttura, pensate adesso soprattutto a tutto il settore primario e in quest'ambito a quello caratterizzato dagli alberi, che mentre una volta era la geografia della fame, oggi possiamo dire è la geografia dell'abbandono o della conservazione, ma che dobbiamo in qualche maniera conoscere meglio per poterne riattivare le filiere. Scusatemi se sono andato un po' lungo, grazie. Grazie Marco. Do subito la parola ad Aldo, Aldo Ravazzi del Ministero dell'Ambiente, perché credo debba anche prendere un treno rapidamente. Circoliamo per l'economia circolare. Sono in qualche modo in difficoltà, perché quando mi si parla di ortofoto, di bande e di roster, io sono completamente perso, per cui ho imparato molte cose dalle presentazioni che sono state fatte prima dai colleghi. E sono felice come Ministero dell'Ambiente che il mondo della statistica avanza e ci dà una quantità di informazioni. Devo dire, domani si presenta qui alla Conferenza Nazionale di Statistica il primo rapporto preparato dall'Istat sugli SDG in Italia. E quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose 26 anni fa a Rio, Rio 92, francamente speravamo di arrivare a questo punto, ma finalmente ci siamo, evviva! Ricollegandomi alla presentazione dei colleghi prima sul turismo sostenibile, devo dire che poi uno prova a dare il proprio contributo con modestia e semplicità a queste cose che ci sembrano centrali e ritrova nella lista degli SDG, dei target, degli indicatori, il misuratore del turismo sostenibile, forse ve lo ricordate, spero che si sia modificato con i lavori e l'avanzamento dei lavori, ma l'indicatore per il turismo sostenibile, viva finalmente il turismo sostenibile, nelle nostre statistiche centrali l'indicatore era la quantità di turismo, punto, senza nessuna distinzione. E allora ci chiedevi, Cruciani, se quali sono le domande che vengono dalla comunità degli esperti non statistici, ma che cercano di collaborare con voi, di costruire numeri e politiche. Sicuramente un'attenzione al turismo sostenibile potrebbe essere particolarmente importante. Il collega citava il lavoro fatto sul turismo rurale e culturale. Sul fronte naturalistico segnalo che c'è del lavoro dei colleghi della Direzione di Protezione della Natura, che seguono i parchi e le aree protette già da qualche anno, e credo che questa può essere un'occasione di collaborazione da rafforzare, forse nell'ambito del protocollo che abbiamo costruito insieme a Cruciani e i colleghi dell'ISTA, del protocollo ISTAT-MATMA per lo sviluppo delle statistiche ambientali e della contabilità ambientale. Rispetto ai discorsi fatti, si parlava prima dei tetti a piscina, dei tetti verdi, e si ricollega alle cose che diceva, il collega Marchetti. Quest'anno per la prima volta siamo riusciti a inserire un incentivo al verde privato urbano, e quindi i condomini, i singoli proprietari di appartamenti che riescono a investire, a spendere e a rafforzare la presenza di verde sui loro balconi, terrazze, giardini, la parte privata. Si poteva forse fare più ampio, sì, certamente, si poteva fare con un'altra stima, con altre cifre, con altri criteri, sì, non c'è una formula poi ottimale in queste cose. Prendiamola dal lato positivo, per la prima volta c'è un incentivo che richiama gli incentivi alle rinnovabili e all'efficienza energetica, vediamo come va, stiamoci dietro, proviamo a costruire i numeri, avremo bisogno del Ministero delle Finanze sicuramente su questo, e costruiamo i numeri per vedere qual è l'impatto di una misura di questo genere, come ci aiuta sulle infrastrutture verdi e le nature-based solutions. Da parte nostra può essere forse interessante condividere con i colleghi la necessità di collegare i nostri lavori statistici alle grandi convenzioni internazionali. Il collega Marchetti parlava ovviamente dell'accordo di Parigi, la convenzione di Rio sulla biodiversità con i suoi AICI targets è centrale,
quindi se noi riusciamo a orientare, avevamo dei target che ci siamo dati con scadenza 2020, la comunità internazionale sta prendendo l'abitudine, quando non raggiunge i target, di spostarli in avanti nel tempo. Ci sono problemi metodologici, perché alcuni di questi obiettivi sono frutto di compromesso fra governi, dove non c'è solo la componente degli statistici seri e affidabili e la componente della comunità ambientale che prova a fare avanzare politiche ambiziose, ma bisogna compromettersi con lo sviluppo economico, l'economia e finanze, i ministeri degli esteri. A volte i target che vengono fuori sono metodologicamente deboli, ciò detto vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile di cui abbiamo bisogno, per cui collegarci credo comunque a questi target, che sia SDG, che sia clima, che sia biodiversità, aiuta tutta la comunità degli esperti. Dal Ministero dell'Ambiente, dove proviamo a essere attenti alle policies, ci siamo inventati il Comitato per il Capitale Naturale. Il Parlamento ce l'ha chiesto 2 anni fa e questo comitato si riunisce, lavora, ha prodotto i 2 primi rapporti, sono disponibili sui siti del Ministero dell'Ambiente e anche da altre parti, dove già lavoriamo con Istat e con altri centri di ricerca pubblici come Enea, Ispra ovviamente, il CNR, Banca d'Italia, che per noi economisti rimane un centro di ricerca estremamente importante, ma soprattutto ci sono dentro 10 ministri che sono parte del Comitato per il Capitale Naturale, presieduto dal Ministro dell'Ambiente, con altri 9 ministri a cominciare dall'economia. E qui il tentativo del Comitato per il Capitale Naturale è di costruire i dati quantitativi, ma anche i dati economici, con tutte le difficoltà metodologiche che ci sono dietro. Il collega Marchetti parlava prima del tentativo di quantificare l'effetto della cattura del carbonio che ci deriva dalle foreste e da altri servizi ecosistemici, che è un passo avanti gigantesco, però sappiamo quante discussioni abbiamo poi tra noi per trovare una soluzione che ci soddisfi. Che valore gli diamo? I 4-8 euro del mercato ETS europeo? O i 20-30-40 della scala francese che è stata adottata recentemente dal governo francese? O i 70-120 euro della carbon tax svedese, o i 400-500 euro a tonnellata che ci suggerisce il Fondo Monetario Internazionale per considerare esternalità a lungo periodo e quant'altro. Metodologicamente è difficile, però il fatto che già proviamo e che abbiamo tutte queste opzioni ci aiuta ovviamente a ragionare e ad avanzare. La grande sfida dei rapporti del Comitato per il Capitale Naturale è cercare di costruire un quadro di quello che è il capitale naturale nel nostro paese, dimostrare quanto è ricco, quanto è vario, là dove ci sono minacce esibirle, identificarle e diffonderne il pericolo e tentare di dare un valore al nostro capitale naturale. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo attenzione agli aspetti macro, molti dei lavori presentati prima sono a livello micro ed è fondamentale avere le cellule, le aree, le microaree rilevanti per costruire il tutto, ma poi una volta che abbiamo costruito le cifre collettive dobbiamo capire come andare avanti. E l'altro aspetto credo interessante del tentativo del Comitato per il Capitale Naturale è di cercare di integrare nelle decisioni pubbliche il capitale naturale. Queste voci ci vengono dalla sala accanto, non ce ne preoccupiamo. No. Perché abbiamo ovviamente un capitale investito, che è quello che guida di solito i comportamenti delle imprese, ma anche del pubblico. Quando va bene si considera il capitale sociale, il capitale umano, il capitale naturale, il quarto capitale è quello dimenticato, è quello trascurato in questi anni e sappiamo che effetti ha sul PIL, sul capitale, sul debito pubblico. Se noi non riusciamo a riportarlo dentro il meccanismo di decisione pubblica siamo in difficoltà, e quindi lo sforzo della comunità, sia gli statistici che gli economisti, sia i naturalisti botanici che hanno la conoscenza delle cose, tutti insieme per cercare di costruire i numeri che ci danno una mano a integrare il PIL con tutte le sue forze ma anche con tutti i suoi limiti. E infine, per concludere, per noi il capitale naturale si affianca a una serie di altre cose che stiamo tentando: il catalogo sui sussidi ambientalmente favorevoli e i sussidi ambientalmente dannosi. In questi giorni stiamo chiudendo il secondo catalogo, il primo ha sviluppato un grande dibattito nella comunità degli esperti e fra le altre amministrazioni. Ci sono molti sussidi favorevoli, forse avremmo potuto spenderli meglio in maniera più efficiente, ma soprattutto anche abbiamo molti sussidi ambientalmente dannosi sui carburanti, le accise, nei vari settori, agricoltura, industria,
industria, trasporti e quant'altro, allora forse potremmo spendere meglio i nostri soldi, forse potremmo dare agevolazioni e sussidi in una maniera più efficace e efficiente che non fa danno all'ambiente. Su questo noi sognavamo che l'Istat ci desse i numeri, l'Istat ha molte altre cose da fare, ci abbiamo provato noi, siamo felici che l'Istat abbia accolto i nostri numeri, li abbia inseriti nel sistema statistico nazionale, nel rapporto SDG che viene presentato domani. E poi, cosa forse più lontana dall'argomento del giorno, ma che a noi sembra molto importante, è la finanza verde o finanza sostenibile. Cioè, dopo il mondo dei governi che si è svegliato e ha provato a fare greening delle politiche pubbliche, potrebbero fare molto di più sicuramente, dopo le imprese che si sono svegliate, hanno cominciato a fare un greening delle loro attività, dei loro rapporti, potrebbero fare molto di più, ma molto è stato fatto, finalmente sembra che si è svegliato il mondo della finanza. E quindi a livello nazionale abbiamo lanciato un dialogo nazionale sulla finanza sostenibile con un primo rapporto presentato in Banca d'Italia l'anno scorso. L'Europa è avanzata con un gruppo esperti che ha portato una strategia e un piano d'azione della Commissione europea sulla finanza sostenibile. Anche questo fronte va seguito, credo, se noi vogliamo rafforzare il nostro capitale naturale e le infrastrutture verdi nelle nostre città. Grazie. Andrea, te la rifaccio anche a te la stessa domanda, cioè cosa serve agli stakeholder? Dunque, innanzitutto grazie per l'invito. Io sono veramente un po' eccentrico rispetto alla conferenza statistica nazionale. Io sono un pianificatore, mi occupo di pianificazione urbanistica, però da diversi anni, come responsabile del centro di ricerca sui consumi di suolo, mi sto occupando di temi che sono abbastanza vicini agli indicatori o alle questioni che avete affrontato nell'interessante sessione di oggi. Quindi proverò a guardare alcune delle cose che avete posto, alcune delle questioni che avete posto, a partire dalla domanda che faceva Sandro Cruciani, cioè che cosa serve, no? Quali indicatori, quali elementi di conoscenza servono perché si possa arrivare ad una pianificazione sostenibile, che era un po' la questione anche posta dalla tavola rotonda. Beh, assumendo molte responsabilità, diciamo anche di carattere negativo nel mondo della pianificazione, penso che vada fatto qualcosa di diverso proprio nel ripensare ai modelli della pianificazione urbanistica e territoriale e paesaggistica, che oggi può utilizzare molti elementi di conoscenza, molti li ha ricordati Marchetti, molti li avete sottolineati voi. Una pianificazione che oggi deve completamente cambiare il paradigma che ha utilizzato per molti anni, un paradigma legato ad uno sviluppo di crescita, di consumo del territorio agricolo e naturale, e che invece oggi chiede in modo prioritario, su questo anche l'Istituto Nazionale Urbanistica, di cui sono vicepresidente, sta lavorando molto su questi temi, di porre al centro del nuovo modello di pianificazione, del nuovo modello di urbanistica, il tema, i temi che sono legati all'ecologia, che sono legati all'ambiente, che sono legati a una nuova concezione anche del progetto di paesaggio. In questo senso, credo che una questione che penso abbia molto a che fare con le cose che avete raccontato, ha, come dire, al centro la ridefinizione dell'interesse collettivo nella pianificazione. Noi pianificatori abbiamo lavorato per molti anni guardando all'interesse collettivo del progetto urbanistico, del progetto di territorio, utilizzando degli elementi, diciamo, di lettura prevalentemente di tipo quantitativo. Gli standard urbanistici per noi sono stati un riferimento importante nella costruzione della qualità urbana. Quante aree verdi abbiamo, quanti servizi abbiamo all'interno della città. Oggi queste quantità, questi standard che rimangono importanti e che sono stati importanti nella crescita e nella protezione del patrimonio sociale delle nostre città, oggi sono in gran parte superati. Oggi servono degli indicatori, dei parametri che ci permettono di misurare in modo qualitativo le performance della città. Allora, penso che in questa direzione le questioni che si ponevano, ad esempio saper valutare i valori del suolo, farlo attraverso ad esempio i servizi ecosistemici che il suolo è in grado di offrire alla qualità, al nostro benessere, alla qualità paesaggistica, sia un passaggio importante ad esempio per la pianificazione. Imparare ad utilizzare la valutazione delle diverse funzionalità ecosistemiche, dei diversi valori ecosistemici che il suolo offre, come strumento per verificare le scelte stesse della pianificazione. Questo non è scontato, perché
Innanzitutto non è scontato che chi fa pianificazione, che si occupa di definire politiche territoriali per il nostro, per le nostre città, per il nostro territorio, sia in grado di portare dentro nelle scelte di pianificazione una lettura qualitativa del suolo. Attenzione, quando parlo di indicatori di funzionalità ecosistemiche, sono come dire, una serie di elementi che hanno a che fare con la regolazione, che hanno a che fare con il supporto, che hanno a che fare con i valori culturali e ricreativi di cui si parlava prima, che nell'insieme garantiscono la qualità, il benessere del nostro vivere, quindi che in effetti possono diventare una prospettiva importante per rivedere i modelli della pianificazione. Allora, in questa prospettiva penso che un altro elemento che vada sollecitato nel rivedere i modelli di pianificazione sia legato alla necessità di un approccio transdisciplinare. Oggi è importante, a mio parere, essere qui perché per troppo tempo la pianificazione urbanistica ha tenuto in bassissima considerazione o in una considerazione ancillare, cioè facciamo le analisi ambientali, le analisi ecologiche, guardiamo e studiamo i valori del territorio rurale, del paesaggio rurale, ma poi la pianificazione ha seguito delle scelte diverse, prevalentemente di carattere sviluppista, insediativo, infrastrutturale. Beh, le dinamiche sul consumo di suolo che abbiamo studiato in questi anni continuano a farci vedere che questo modello non è superato, che continuiamo a consumare territorio, che continuiamo a consumare suoli che forniscono i servizi ecosistemici che perdiamo, e quindi su questo saper monitorare continuamente, controllare come le scelte che noi facciamo riducono il capitale naturale, il capitale culturale di cui abbiamo a disposizione, è un aspetto importante. Quindi l'approccio transdisciplinare in questo senso vuol dire che pianificare il territorio vuol dire mettersi insieme ad altri saperi, le scienze ambientali, le biologie, le sociologie, le geografie, ma fare insieme la progettazione del territorio, quindi la statistica ovviamente, cioè costruire un progetto che non sia esito di una scelta poi esclusivamente della pianificazione o della politica, ma sia in grado effettivamente di utilizzare questi valori. In questo senso credo che anche le politiche sul contenimento del consumo di suolo, che a me interessano molto e che credo che siano molto rilevanti nei prossimi anni, lo saranno ancora, devono superare un approccio che è puramente quantitativo. La legge che si è fermata, diciamo, in Senato dopo aver seguito un cammino molto lungo aveva ancora una componente quasi esclusivamente quantitativa della lettura del consumo di suolo e del monitoraggio del consumo di suolo, ma ancora di più le esperienze regionali che in questi anni sono state invece approvate penso che troppo siano legate a una lettura dei problemi legati al consumo di suolo di carattere quantitativo. Invece lo vedevamo prima, e quello è un tema molto importante, come non è solo una questione di sprawl, cioè di quanto suolo agricolo naturale continuiamo a consumare, ma c'è una questione di abbandono, di degrado, che all'inverso non sempre siamo in grado di misurare. In Lombardia abbiamo fatto un lavoro come università sul piano paesaggistico, molti degli indicatori che voi avete raccontato prima sono indicatori importanti che sono stati misurati magari in modo meno raffinato di come state facendo, quindi credo che su questo ci sia veramente un contributo fondamentale dei lavori sul paesaggio, sui flussi legati al turismo culturale, alla capacità dei territori, delle aree interne soprattutto, quindi anche questa lettura mi sembra fondamentale, di rigenerarsi attraverso progetti di paesaggio in cui questi temi, i temi appunto dei valori culturali, dei servizi ecosistemici legati ai valori culturali identitari, possano diventare un elemento portante del progetto paesaggistico. E infine, in questa revisione del paradigma della pianificazione, penso che la questione che era al centro della tavola rotonda, cioè delle infrastrutture verdi e blu e delle soluzioni basate sulla natura, siano questioni assai rilevanti per la pianificazione. Però penso che le infrastrutture verdi, che in Europa sono trattate in modo molto diverso e non omogeneo, debbano provare a declinare nella pianificazione prevalentemente una componente di carattere paesaggistico fruitiva. Sono modi, sono sistemi, sono strutture su cui costruire, io penso, la riurbanizzazione
e la rinaturalizzazione del territorio contemporaneo, in cui si combinano sistemi di spazi aperti con vocazioni diverse, quelle rurali, quelle naturali, quelle del verde, ma anche quelle appunto dei sistemi culturali e identitari, ma anche come strumenti di rigenerazione degli elementi di degrado e di abbandono. C'è una propensione progettuale delle infrastrutture verdi che, a mio parere, non deriva solo da una lettura quindi conservativa dei valori che già abbiamo, ma una capacità invece di legare questi valori ad un progetto più ampio di rigenerazione. Allora, penso che l'infrastruttura, quindi come sistema di spazi aperti, urbani e rurali, di acque e di verde, siano veramente un metodo, un approccio potente per la pianificazione urbanistica, su cui veramente ricostruire il telaio del progetto di piano. E per fare questo serve conoscere i valori che i suoli hanno nel momento in cui si ricompongono in un disegno spaziale, che è quello delle infrastrutture verdi, e in questo io penso che appunto gli indicatori ecosistemici, gli indicatori che riguardano diciamo le diverse valenze che il suolo, le diverse funzioni che il suolo è in grado di offrire, siano fondamentali. Un'altra questione che mi pare importante, anche in un senso appunto autocritico per i pianificatori, riguarda proprio la rilevanza oggi del verde urbano, delle aree verdi urbane. Si parlava prima appunto della densità delle aree vegetate all'interno delle città e di quanto queste sono importanti per lo svolgimento dello stoccaggio del carbonio, per diciamo lo svolgimento di tutti quei servizi di regolazione che sono fondamentali per la qualità del nostro vivere. Beh, su questa questione c'è una retorica che negli ultimi anni è, a mio parere, molto pericolosa nella pianificazione. Non consumiamo più suolo agricolo, non cresciamo più e andiamo a densificare dentro le città, ad occupare i vuoti dentro la città. Questa è una deriva, così la chiamerei, pericolosa, perché le aree, le porosità urbane sono invece preziosissime, proprio perché svolgono quei servizi ecosistemici di cui diceva prima Marchetti, assorbono le acque, ci permettono di rigenerare la qualità dell'aria, quindi in primis hanno a che fare con il nostro benessere urbano, la quantità di verde, di alberature. Allora, anche questi parametri, in termini progettuali, io spingo in questa direzione, perché non è solo una questione di conoscere quanto abbiamo e vedere gli effetti su questo. I dati veramente sono sempre più ricchi e raffinati. L'importante però è riuscire a trasferire questo bagaglio informativo potente dentro una nuova forma anche di misurazione della sostenibilità della pianificazione urbanistica. La valutazione ambientale strategica, io penso, in questi anni è stata molto debole, se non marginale nel definire le scelte pianificate. Gli indicatori che dentro le VAS certificavano la sostenibilità del piano erano o deboli, o poco monitorabili, o inutilizzabili, ma erano sempre, ahimè, ex post le scelte del piano. La pianificazione, la valutazione ambientale, l'uso di questi indicatori deve invece nascere prima e deve essere appunto un supporto fondamentale per la pianificazione. Quindi penso che in questa prospettiva, appunto, in cui i progetti di verde, di rafforzamento della vegetazione urbana diventano centrali, chiamino anche la pianificazione a spostare alcune riflessioni sul consumo di suolo visto solo come consumo di territorio agricolo e quindi un male rispetto invece alla densità urbana. Anche perché su questo ci sarebbero forse altri indicatori interessanti, forse li avete già elaborati, il suolo agricolo in termini di valori di biodiversità o in termini di valori di naturalità sta diventando sempre più debole, i paesaggi sempre più monoculturali che abbiamo in Lombardia, ormai dilaganti, hanno portato ad una riduzione pesante della qualità paesaggistica del paesaggio rurale, cioè dove quel paesaggio era fatto di elementi antropici, di elementi naturali, di elementi legati alla coltivazione. Oggi quelle coltivazioni sono ormai appiattite, hanno perso quei valori di naturalità. Così come nelle aree interne, nelle montagne, tutte quelle caratterizzazioni della coltivazione, delle pastorizie, dei prati, sono abbandonati e si stanno abbandonando, stanno diventando, lo dicevo prima, un altro aspetto del consumo di territorio, che non è legato all'antropizzazione ma all'abbandono dell'antropizzazione. Quindi mi sembra che
gli indicatori che avete, di cui oggi avete parlato e che mi interessano molto, che sono, io penso, molto utili alla pianificazione, possano essere veramente uno strumento importante di transdisciplinarietà, no? di poter portare di chi si occupa, a chi si occupa di territorio, dei dati e delle informazioni monitorabili, misurabili, che però devono essere sempre viste in una chiave di progetto. Grazie. Grazie Andrea, raccogliamo le sollecitazioni, cioè io ho fatto già la lista, ho la lista pronta. Chiederei a Roberto un rapido intervento e se magari già è in grado di dare qualche risposta su le informazioni che ci chiedono i colleghi. Sì, allora io faccio tentativo di essere molto rapido, una breve presentazione in cui non mi soffermo molto sulle prime due slide che, giusto un minutino, riepilogano quello che fondamentalmente è entrato in tutti quanti gli interventi che abbiamo sentito oggi pomeriggio, in modo diretto e indiretto, cioè il ruolo dell'agricoltura è trasversale in maniera fondamentale un po' alla tematica del pomeriggio, di fronte a una questione di fondo che è l'abbandono dei terreni, meno 30% di superficie agricola utilizzata dal 1990 a oggi, perché scarsamente produttivi. E quindi la prima domanda e la prima risposta che provo a pormi e a dare è che le statistiche agricole attuali purtroppo non riescono a dare una risposta tempestiva ed esaustiva proprio al monitoraggio di questo fenomeno. Cioè quando lo monitorano probabilmente con tempi piuttosto dilazionati e non in maniera completamente esaustiva. Tornerò alla fine del mio intervento su questa tematica del contesto statistiche agricole attuale e futuro. Chiaramente l'agricoltura gioca un ruolo di rischio per l'ambiente perché può causare l'impoverimento della qualità ambientale, perdita di biodiversità, riduzione di fertilità, problemi di erosione del suolo, fenomeni di inquinamento per l'uso eccessivo e non regolamentato di prodotti chimici in termini di fertilizzazione e di fitofarmaci. E d'altra parte però l'agricoltura può anche contribuire a conservare e valorizzare i servizi della natura, in particolar modo riducendo ovviamente con un'adeguata programmazione l'emissione di gas serra e conservando e valorizzando i servizi ecosistemici. In particolar modo un tema che si connette alle due slide successive è quello della multifunzionalità in agricoltura. Ecco, un altro punto di domanda, un altro tentativo di risposta tra le priorità del futuro è questo. Siamo in grado di osservare e monitorare costantemente se la multifunzionalità dell'attività delle aziende agricole italiane si muove in qualche direzione, aumenta, diminuisce, quanto, come, perché? In parte sì, in parte no. Un po' per i motivi che accennavo prima, e cioè che il sistema statistico italiano, ma forse anche europeo nel campo agricolo, è ancora un po' datato e quindi non è adeguato a delle esigenze di monitoraggio dei fenomeni attuali. Quali sono le esigenze di monitoraggio? Beh, sono quelle che, secondo me, in modo del tutto prioritario, sono descritte dalla PAC, quindi dalla politica agricola comunitaria, come forse sapete, quella attuale copre il periodo 2014-2020, già si sta discutendo da almeno un anno a livello europeo di cosa cambiare nel 2021-2028, però vorrei stare un minutino o due su quelli che erano i capisaldi e sono tuttora i capisaldi della PAC attuale, cioè i concetti, come dicevamo prima, di agricoltura multifunzionale, sostenibile e competitiva. Che cosa significa questo in pratica per i temi che trattiamo oggi? Allora, si parte da una questione finanziaria. La PAC attuale ha ridotto del 30% diciamo i sussidi a pioggia. Se ti vuoi prendere il rimanente 30% devi fare qualcosa di quantificabile, quindi di oggettivo, per aumentare le produzioni per ettaro e la qualità e applicare in campo i concetti di sostenibilità. Nel concreto bisogna dimostrare di avere capacità di diversificazione delle colture e di realizzazione di aree di interesse ecologico. Di cosa si tratta in sintesi? Allora, per quanto riguarda la diversificazione delle colture, lo vedete nella prima parte della slide, tutte le aziende con una superficie a seminativo tra 10 e 30 ettari devono avere almeno due colture, quelle oltre 30 ettari almeno tre, quelle monocultura però devono occupare fino al 75% della superficie a seminativo
e lo sviluppo di aree ecologiche, l'ecologica al fuoco seria, riguarda le aziende un pochino più grandi, con almeno 15 ettari, per le quali il 5% della superficie a seminativo va destinata a una o più delle tante tipologie di attività che vedete sotto, che sono abbastanza eterogenee apparentemente, ma che di fatto rispondono ad un obiettivo di fondo, e cioè quello di garantire meglio la sostenibilità futura nell'uso dei terreni, con un uso più razionale, più conservativo e meno intensivo. Quindi più qualità e meno quantità. Allora, con questa premessa, la domanda che mi rifaccio e riprovo a dare ancora una risposta: riusciamo a monitorare in tempo reale e completo se la PAC attuale sta o no portando a modifiche strutturali nell'apparato delle aziende agricole italiane, che come sappiamo sono circa 1.600.000, quelle in forma impresa circa 400.000? Un po' sì o un po' no. Perché? Perché queste statistiche nascono molto da lontano e non sono tanto concepite, almeno nella loro accezione originaria, per fornire indicatori operativi di monitoraggio in tempo reale, ma per alimentare basi di microdati sicuramente utili ma non sufficienti, che vedono l'azienda al centro dell'attenzione. In realtà l'azienda è sicuramente il motore del mondo agricolo, ma molte volte per poter avere i dati statistici necessari per calcolare una serie di indicatori, ne vedremo rapidissimamente qualcuno tra poco, non è possibile chiedere questi dati direttamente alle aziende, o per un problema di non disponibilità del dato nell'azienda stessa, o per un problema di riduzione del burden statistico, che come sapete è già abbastanza forte. Allora, che cosa osservano le statistiche agricole attuali su temi connessi a quello di cui parliamo oggi, cioè infrastrutture verdi e agricoltura? Sicuramente osservano delle cose interessanti: la distribuzione di pesticidi e fertilizzanti, che si badi bene non è uguale all'uso, l'agricoltura biologica, che è un tema in mano al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i prodotti agricoli di qualità, e in particolar modo stiamo lavorando sul censimento 2020, che si svolgerà ad ottobre appunto del 2020, e in cui accresceremo il tipo di informazioni quantitative tematicamente connesse alla sostenibilità dell'agricoltura, approfondimenti sull'agricoltura biologica, metodi di irrigazione, gestione degli affluenti zootecnici, attività connesse all'azienda, si riconnette questo al tema della multifunzionalità di cui parlavamo prima, e in particolar modo misurazione delle pratiche di greening, attivazione di misure a sostegno dello sviluppo rurale, che sono indicatori monitorati anche questi da AGEA e con cui l'Istat, appunto, come è stato detto in una presentazione precedente, ha un accordo quadro ben preciso. Un tema che in qualche modo taglia in modo trasversale quanto detto finora: indicatori agroambientali. Quali sono? Sono, se vogliamo, centinaia, ma dalla unione delle opinioni di esperti a livello internazionale, l'Unione Europea ha deciso di mettere sotto controllo una lista di 28 indicatori agroambientali che vedete qui elencati. La lista è in inglese, ma potete facilmente capire come coprono molteplici aspetti: l'uso del suolo, l'irrigazione, le tecniche di aspergimento dei fertilizzanti naturali, il tipo di coltivazione intensiva o meno, i livelli di produttività, le emissioni e molti altri aspetti di questo tipo. Bene, noi oggi più o meno riusciamo con qualche fatica in Italia a monitorarne la metà. Quindi uno degli obiettivi prioritari, e questo è un altro tentativo di risposta alla domanda di Cruciani, è di tentare di mettere come priorità questo tema e quindi di accrescere il contenuto informativo e arrivare a coprire almeno tutti o almeno tre quarti degli indicatori di questa lista, e che chiaramente implica poi una serie di scelte importanti. Qui ce ne sono in termini quantitativi tre tra i 28 che avete visto, per far vedere come l'Italia, a confronto dell'UE, in alcuni casi ha delle dinamiche abbastanza più alte della media, quindi migliori. Ad esempio nel caso della dimensione della superficie biologica, che ha avuto un incremento in Italia tre volte maggiore dell'incremento medio tra il 2016 e il 2012 rispetto alla media europea, la quota di superficie agricola utilizzabile irrigabile, che è aumentata di 2 punti percentuali contro l'1,4 medio europeo nell'arco di 10 anni, e anche i rapporti di chilogrammi di nitrogeno e fosforo per ogni ettaro di savo fertilizzata, che hanno avuto una netta diminuzione in Italia e addirittura nel primo caso nitrogeno per ettaro un aumento nell'Unione Europea. Quindi sono soltanto esempi, ovviamente bisogna riempire tutti i gap informativi citati in precedenza. Allora, 4 suggerimenti per finire. Allora, sicuramente occorre dedicare più risorse, soprattutto a livello di attenzione, di priorità, prima ancora che di risorse umane, a temi non completamente consolidati o sotto controllo: misurazione dell'abbandono dei terreni,
formazione in tema ambientale dei gestori delle aziende agricole, stima dei bilanci alimentari e dei bilanci dei nutrienti, uso di fitosanitari e fertilizzanti, perché come dicevo prima monitoriamo abbastanza bene la distribuzione, ma l'uso effettivo che poi fanno le aziende agricole sul territorio per tipologia di cultura è qualcosa di molto più difficile da monitorare e, sembra strano, non abbiamo in Italia una fonte che stimi l'uso dei fertilizzanti. Abbiamo la distribuzione ma non l'uso. Le cose possono essere usate una come proxy dell'altra, ma molto meno quando andiamo a fare analisi territoriali. Integrare come secondo obiettivo strategico maggiormente il settore delle statistiche agricole in un sistema di statistiche territoriali e ambientali, e il dottor Cruciani è il direttore di una direzione che fortunatamente da più di 2 anni mette insieme ambiente, territorio e agricoltura, e questo naturalmente non solo ci sta aiutando ora, ma ci aiuterà ancora di più nel futuro per portare a termine questo tema. In tale ambito rilanciare le statistiche forestali. Colgo in pieno tutto quanto quello che ha detto il professor Marchetti. È da almeno un anno e mezzo che stiamo discutendo con molti stakeholders di come rivitalizzare il settore. Martedì prossimo ci sarà un ulteriore evento a Subiaco. Io credo che nella seconda metà del 2018 dobbiamo prendere alcune decisioni, cioè soprattutto su 2 cose. Primo, quali sono gli indicatori minimali da portare a casa ogni anno per monitorare stabilmente come si evolve il settore. Secondo, con quale o con quali tecniche eventualmente da integrare di misurazione dobbiamo procedere. E mi permetto anche di sottolineare che quando parliamo di statistiche forestali dobbiamo parlare di territori forestali, dobbiamo parlare di prelievi, dobbiamo parlare di incendi, ma dobbiamo parlare anche di un registro delle aziende forestali su cui stiamo operando da alcuni mesi in Istat con un progetto che dovrebbe poter dare alcuni risultati già entro la fine dell'anno. La creazione di un frame di aziende agricole, un altro progetto innovativo avviato circa 6 mesi fa, dovrebbe consentire più facilmente una lettura integrata del settore, non solo indicatori strutturali ma anche indicatori economici, gestionali e ambientali. Infine, ovviamente è un obiettivo di medio-lungo periodo, dobbiamo andare verso un sistema di indicatori statistici in campo agricolo che, oltre ad essere integrato, ci permette di dare in tempi reali più immediati misuratori di come sta andando la PAC, cioè di quali sono gli effetti della politica agricola comunitaria sul mondo delle aziende agricole. L'ultima riflessione, più negativa che positiva, e concludo, è questa. Dall'inizio della PAC, che è il 2014, l'unica indagine strutturale europea e quindi anche italiana che ha misurato alcune delle cose importanti per dare questa risposta è la Farm Structure Survey in Italia, la SPA, i cui dati peraltro ancora non li abbiamo diffusi, li stiamo diffondendo adesso, cioè a metà del 2018. Ovviamente è troppo poco per poter garantire una risposta valida a questa domanda, e questo forse può essere il punto finale che riassume uno degli obiettivi di medio e lungo periodo da portare a termine. Io vi ringrazio e buona serata. Grazie Roberto. Ci sono interventi dal pubblico, siamo andati un po', abbiamo sforato un po' i tempi di 15 minuti, credo che stiano cominciando la plenaria, quindi se c'è qualche domanda rapida, non ci sono domande, quindi andiamo tutti dritti alla plenaria a sentire il professor De Rita, se non sbaglio. Recettati. Grazie a tutti.